Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Per me è un grandissimo piacere essere qui oggi con voi questo pomeriggio per ragionare insieme di uno dei temi più caldi del momento, perché rappresenta poi una delle più grandi sfide della nostra epoca. Parliamo di intelligenza artificiale. Lo faremo con una serie di esperti che si alterneranno qui sul palco, che lavorano da anni in questo settore, che da anni si occupano di intelligenza artificiale, la conoscono a fondo e ci parleranno soprattutto dei suoi risvolti pragmatici, perché poi l'aspetto principale, il punto di forza di questo evento è che siamo qua per capire quali sono le implicazioni pratiche, concrete, che l'intelligenza artificiale può dare, perché dopo tutto l'AI altro non è che uno strumento al servizio dell'uomo e quindi delle aziende e delle imprese. Per cui siamo qui per capire insieme in che modo le aziende e le imprese possono trarre vantaggio dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Bene, prima di cominciare, ci tengo a ringraziare chi ha reso possibile tutto questo. Si tratta di un evento promosso da Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, in partnership con AIXA di Business International Fiera Milano, con il supporto anche di Alexio Cassani, CTO di Cortiglia, che ringraziamo e che vedremo a breve anche qui sul palco. Vi do qualche informazione prima di cominciare, vi spiego come si svilupperà questo evento, quali sono gli appuntamenti. Si parte con Carlo Antonelli, direttore di visione Business International di Fiera Milano, per un quadro complessivo della situazione, a che punto siamo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nel nostro paese e in particolare a Milano. Dopodiché ci sarà un intervento di Marianna Ganapini dell'Union College di New York, invece per quelli che sono i risvolti etici legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. A quel punto avremo modo di fare una chiacchierata con tre grandi esperti di intelligenza artificiale, Alexio Cassani, Guido Di Fraia e Gianluca Comandini, per capire in che modo l'AI può dare un valore aggiunto al business d'impresa. A quel punto arriveremo alle aziende, aziende che si sono distinte in questi anni, in questi ultimi tempi, proprio per lo sviluppo, il lavoro sull'intelligenza artificiale, ci racconteranno in che modo la stanno sfruttando e poi sarà la volta anche delle start-up che ci parleranno per l'appunto del loro lavoro in quest'ambito. Vi ricordo in chiusura che ci sarà la possibilità di fare un aperitivo tutti insieme, sarà un momento importante per fare networking, per poter parlare one to one personalmente con le persone che vedete sul palco, per poter fare tutte le domande che avete in mente, e quindi vi do questo appuntamento al termine dell'evento per poter fare un momento di rete tutti quanti insieme. Prima di cominciare lascio la parola a questo punto al padrone di casa, che ringrazio, Sergio Rossi, dirigente, vice segretario generale Camera di Commercio Milano, Monza, Brianza e Lodi. E grazie. Grazie. A voi tutti per essere intervenuti. Come padrone di casa, la prima cosa che uno padrone di casa fa è dire benvenuti e siamo certi che questo incontro sarà un incontro utile per tutti. Questo è il primo dei cinque incontri close-up che facciamo all'interno del PID per approfondire alcune tematiche che riteniamo davvero essere fondamentali per il nostro sistema imprenditoriale e in ultimo per il nostro paese. Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema fondamentale, direi, no? Se ne parla tanto, ma riprendo le parole di chi mi ha preceduto, il nostro approccio deve essere un approccio estremamente pragmatico. Cioè, al di là dei paroloni di intelligenza artificiale, vogliamo e vorremmo capire come questa può essere applicata dalle nostre imprese, dalle nostre piccole e medie imprese, sia quelle sul territorio, ricordo che siamo 380.000 imprese su questo territorio, sia più in generale per il paese, proprio per affrontare i grandi temi della doppia transizione, quindi la transizione digitale da una parte e della transizione ecologica dall'altra. Di nuovo, come buon padrone di casa, spero appunto di dire, non posso dire divertitevi, perché divertitevi poi dopo quando c'è il drink, ma nel frattempo io credo, penso e spero che questo sia un momento davvero importante di confronto. Grazie di nuovo per essere intervenuti così numerosi. Grazie. E allora, grazie, grazie mille. Do la parola adesso, invito a salire sul palco a Carlo Antonelli, come vi anticipavo, direttore Business International Fiera Milano. Buongiorno, Buongiorno. buonasera, insomma. Buon pomeriggio, Pomeriggio. buon pomeriggio. Per un quadro complessivo, no? A che punto Ah, siamo nel nostro paese? Che cos'è per noi l'intelligenza artificiale? Dove ci poniamo? Beh, appunto il nostro paese, questo magari lo vediamo in fondo. Anzitutto proviamo a sbrogliare il problema più grave, diciamo, sulla questione, che è la definizione. Cioè,
Finché parleremo di intelligenza artificiale ci troveremo di fronte a una sorta di umanizzazione di un sistema tecnico che è completamente sbagliata, almeno fino al punto in cui ci troviamo. Cioè, si tratta semplicemente di quello che una volta si chiamavano sistemi esperti o general purpose technologies, cioè si tratta di un sistema che nulla a che vedere con l'enormità del pensiero umano, la complessità del pensiero umano, l'incredibile, come dire, varietà con il quale i nostri cinque sensi e oltre decrittano la realtà, la ricompongono e derivano delle intuizioni che al momento non sono riproducibili da quello che è di fatto, lo ripeto, un sistema esterno. Quando dico che è una general purpose technology, lo paragono per esempio all'elettricità, cioè all'avvento dell'elettricità e in generale, per esempio, quindi in che modo l'elettricità stessa ha cambiato evidentemente il modo di produrre. Questo forse ci rende un pochino più chiaro qual è il percorso che stiamo facendo attraverso questi sistemi. Oppure in che modo gli strumenti meccanici hanno completamente rivoluzionato l'idea stessa di agricoltura. Quindi il passaggio, diciamo, dall'utilizzo dei muscoli all'utilizzo di strumenti di altro genere. Questo, al momento attuale, quella che definiamo impropriamente AI è uno strumento, lo ripeto. A che cosa serve questo strumento? Questo strumento in questo momento ci serve per aiutare, ed in particolare aiutarci in alcune cose, principalmente aiutarci nel calcolare dei numeri. Questo si vede in numerosi, diciamo, campi che in questi anni abbiamo intrapreso attraverso quello che vedete chiamarsi AX, che è un festival sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale, cioè Artificial Intelligence Expo of Application, che facciamo come Business International Fiera di Milano da 6 anni. Fin dall'inizio c'era chiaro che entrare dentro la conversazione sull'erosione di posti di lavoro da parte di questa serie di sistemi o il galoppare della corsa dell'intelligenza stessa contro l'intelligenza e la sensibilità umana era un errore. Quindi ci siamo, e soprattutto, come sempre, e tanto più in questo momento, è grossissimo errore parlare di futuro. Quindi ci siamo semplicemente dedicati a raccontare quelle che erano le applicazioni già in atto che avvenivano nel presente. Vi assicuro che ogni volta che si raccontano in quasi tutti i campi del sapere e del fare, ciò che sta già avvenendo, siamo già in un ambito, diciamo, di fantascienza totale rispetto alla maggior parte della popolazione. Quindi non c'è bisogno di fare previsioni di nessun tipo. Questo fatto è avvenuto attraverso un'applicazione, appunto racconti, che sono cambiati nel corso di questi 6 anni, tra parentesi, anni in cui abbiamo fatto sia una forte edizione digitale, senza grandi problemi, e un'edizione, diciamo, ibrida, che abbiamo fatto all'IBM Center, che era sostanzialmente uno show televisivo. Devo dire la verità, questo senza perdere particolari ricavi, nel senso che fortunatamente ci muovevamo in un ambito nel quale le persone erano abbastanza tranquille, diciamo, nell'utilizzo di alcuni strumenti di comunicazione digitale. Quindi siamo andati dal manufacturing ad un formato che si chiamava Intel, cioè un formato che aveva a che fare con la grande distribuzione, in particolare la logistica applicata alla grande distribuzione. Siamo entrati nel terreno che riguardava la robotica applicata. Come sapete, l'Italia è incredibilmente, nonostante tutto, prima nella robotica al mondo e seconda solo in quella automobilistica. Quindi dentro quegli strani capannoni che vedrete per esempio sulla Milano-Venezia si svolgono cose inenarrabili. Quindi e vengono non solo nella Silicon Valley, non solo in qualche strano paese del mondo, ma vengono qui. Che significa che, per esempio, al di là delle questioni della ricerca che abbiamo intercettato in AXA in modo assoluto, quindi collaborando con i più grandi
centri universitari, incluso ovviamente Pisa e tutti gli altri, questo per avere comunque uno status quo sugli avanzamenti, appunto aveva in particolare applicazioni di questo tipo. Poi il campo si è allargato ed si è allargato alle questioni di sostenibilità, perché naturalmente i numeri, l'aiuto dei numeri ci aiuta a nostra volta ad avere dei dati più granulari sulla, ovviamente sui consumi energetici e sui risparmi energetici più in assoluto, che hanno solo un contrappunto, cioè purtroppo i sistemi di AI consumano un'enorme quantità di risorse energetiche, per cui diciamo che quello che si guadagna da una parte si perde dall'altra parte, cioè questo è lo stato attuale, chiusa parentesi. Dopodiché in particolare ci siamo interessati appunto nei campi di applicazione più forti, che è l'healthcare, cioè il modo con cui naturalmente i numeri, da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista delle diagnosi, sia dal punto di vista delle prognosi, ci aiutano e ci aiuteranno sempre di più ad entrare in quella che è la medicina individuale, personalizzata, genetica, eccetera, eccetera. E così andando avanti. Naturalmente quello che è successo è che nel momento in cui, tra l'altro tutto questo da 3 anni, noi da 4 anni utilizzavamo un sistema antecedente a ChatGPT, sempre di OpenAI, per scrivere i comunicati stampa, tutto questo senza fare tutto sto casino. Quello che però è accaduto è che, come dice giustamente Hariri in un articolo recente sull'Economist, il grosso dell'interesse, diciamo, dell'interesse e delle paure è avvenuto nel momento in cui con ChatGPT la cosiddetta AI è entrata in una delle componenti più forti dell'umano, cioè il linguaggio. Nel momento in cui è entrato nel linguaggio è scattato, tra virgolette, il panico morale o cose di questo genere. Quindi il linguaggio porta la metà come minimo dei servizi. Quindi potete capire che l'invasione in positivo e in negativo c'è da questo punto di vista, e il linguaggio porta alla questione appunto dell'intelligenza umana e ciò che potrebbe accadere. Ultima cosa, quando 30 anni fa nacque la rete, non potevamo mai immaginare di avere, che questa cosa avrebbe comportato il fatto di avere in tasca un oggetto con il quale potevamo telefonare, mandare messaggi, guardare ed avere informazioni da tutti i punti di vista, pagare, eccetera, eccetera, bla, bla, bla. Ciò significa che questo ha generato una serie di lavori che sono enormi e quindi ci aspettiamo al momento che la stessa cosa, attraverso le sue applicazioni, faccia quello che impropriamente chiamiamo AI. E allora, grazie anche a Carlo Antonelli per questo excursus. Grazie a voi. Generale. Allora, dopo questo ampio quadro sull'AI, sull'intelligenza artificiale nella nostra realtà, andiamo adesso ad affrontare quelle che possono essere le tematiche anche etiche, i risvolti di tipo sociale legati alla responsabilità dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo attraverso un contributo video di Marianna Ganapini, professoressa associata del Dipartimento di Filosofia dell'Union College di New York. Buongiorno a tutti, è con grande piacere che partecipo a questo bel evento. Oggi parlerò di uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Quali sono le sfide per i prossimi 3-5 anni per quanto riguarda l'intelligenza artificiale? Prima di tutto abbiamo un problema di adottare l'intelligenza artificiale in modo da facilitare la crescita e l'ottimizzazione dei processi e dei prodotti. Questo può portare però a una enorme rivoluzione a livello di mercato e a livello di lavoro. Alcuni settori verranno automatizzati, alcuni lavori forse scompariranno. Questo richiede una seria riflessione, un rebranding dei prodotti e delle tecnologie che usiamo e della forza lavoro che abbiamo a disposizione. Questo perché questa è la terza grande sfida dell'intelligenza artificiale per i prossimi 3-5 anni. Dobbiamo avere un uso responsabile di questa tecnologia, una tecnologia estremamente complicata, che quindi deve garantire sicurezza, produttività,
però anche un uso etico nel rispetto della privacy, ma anche dei diritti delle persone e anche un rispetto della legislazione europea. Quindi, in altre parole, quali obiettivi abbiamo davanti? Il primo è adottare queste nuove tecnologie, capire dove e come possono essere implementate in modo efficace. Fatto ciò, dobbiamo però determinare quali sono i rischi nell'implementazione di queste tecnologie. Dobbiamo fare un'analisi dei gap di sicurezza, un'analisi tecnica di alcuni elementi tecnici centrali di questo tipo di tecnologie, ma anche un'analisi di come queste tecnologie si immergono in una dimensione sociologica e sociale più ampia. E poi dobbiamo fare un'analisi sull'impatto che queste tecnologie hanno nel mondo del lavoro, per noi e per i nostri dipendenti. Quindi, questo è il terzo grande obiettivo che dobbiamo porci davanti, dobbiamo mitigare questi rischi, dobbiamo garantire sicurezza. Dobbiamo garantire il rispetto di chi usa questa tecnologia e verrà impattato dall'uso di questa tecnologia. Dobbiamo stabilire compliance rispetto alle legislazioni europee, riqualificare il nostro personale e soprattutto, e questo è molto importante, evitare danni d'immagine. Una tecnologia che non è etica, che non è responsabile, porta a gravissimi danni d'immagine. Come fare? Quali sono le soluzioni? Innovazione, sicurezza e responsabilità. Queste sono le tre parole centrali. Quindi, per spiegare in modo un pochino più concreto cosa intendo, lasciatemi dare un esempio. Immaginate che decidete di adottare una chatbot nell'assistenza clienti per un'azienda di e-commerce. Che cosa sono le cose che dovete fare? Cinque. Stabilire una governance interna e chiara. Quali sono i vostri bisogni nell'uso dell'intelligenza artificiale? Quali sono i gap che volete colmare? Ma anche quali sono i vostri valori, valori etici che volete riaffermare nel momento in cui usate anche questa tecnologia? Seconda fase, stabilire un team che sia in grado di implementare questa tecnologia in modo efficace rispetto ai vostri bisogni e ai servizi che volete offrire. La terza fase è importantissima. Una visione chiara e lucida di quelli che sono i gaps e i rischi etici e legali di questa tecnologia. Per quanto riguarda le chatbots, in modo particolare, dobbiamo stare attenti all'uso dei dati e se questo uso dei dati e la tutela della privacy conforme al GDPR. Analisi di possibili discriminazioni che questa chatbot può portare avanti. Analisi dei meccanismi che questa chatbot può usare per manipolare il cliente. L'analisi comportamentale sugli effetti sul cliente dell'uso di questa chatbot. E poi essere attenti che la chatbot non inciti all'odio, non diffami, non faccia disinformazione. Fase 4, mitigazione di questi rischi. Una volta che avete una visione chiara, bisogna mitigare. Ci sono soluzioni tecniche legate, per esempio, alla privacy, alla cyber security in modo particolare, ma ci sono anche modi meno tecnici, ma allo stesso tempo molto importanti di mitigare i rischi etici. Bisogna fare un controllo e analisi delle anomalie, bisogna essere trasparenti sull'uso di questa tecnologia con il cliente, bisogna riqualificare il nostro personale per monitorare la chatbox. Infine, fase 5, un momento di prototizzazione ci vuole, bisogna creare prototipi. E poi ogni implementazione deve essere costantemente monitorata attraverso un auditing possibilmente esterno ed indipendente. Quali vantaggi ci sono nel fare ciò? Innanzitutto competitività e apertura di nuovi mercati. Usare una tecnologia innovativa vi aiuterà a entrare in nuovi mercati e a rimanere al passo. C'è aumento della produttività. Un AI responsabile aumenta la produttività, non la rallenta. Eviterete sanzioni e multe perché l'Unione Europea sta mettendo in pratica una serie di strategie legali che richiedono compliance.
Infine, otterrete la fiducia e la fidelizzazione dei consumatori. Quindi è estremamente importante che usiamo questa tecnologia in modo responsabile, che sappiamo quali sono i suoi rischi, senza averne paura. Grazie mille. E dunque, usate l'intelligenza artificiale, ma usatela responsabilmente. Questo è fondamentalmente ciò che ci ha detto Marianna Ganapini. Ora, per capire in che modo sfruttare appieno l'intelligenza artificiale, come l'intelligenza artificiale può veramente dare un valore aggiunto al business d'impresa, chiamo qua sul palco, come vi dicevo, tre grandi esperti, tre persone che da anni si occupano di questo tema. Sono Alexio Cassani, CTO di Cortiglia, che invito a salire sul palco, Guido Di Fraia, prorettore all'innovazione e all'intelligenza artificiale, presidente del laboratorio dell'intelligenza artificiale dello IULM, e Gianluca Comandini, direttore del Blockchain Management School e chairman AXA 2023. Prego, un applauso. Allora, come vi dicevo, abbiamo davanti tre persone che in ambiti diversi, ma da tanto tempo si occupano di intelligenza artificiale, sanno senza dubbio fornirci tante indicazioni su questo, in particolar modo legandosi a quello che possono essere poi i vantaggi per il business impresa. Vorrei partire con Alexio Cassani. Alexio, tu da anni ti occupi di questo settore e vorrei che ci aiutassi a fare un po' di chiarimento, soprattutto per quanto riguarda una distinzione anche terminologica, perché ultimamente si parla tanto di intelligenza artificiale generativa, soprattutto sull'onda del successo, lo anticipavamo, di ChatGPT, di cui adesso si parla tantissimo. Ora, se l'intelligenza artificiale generativa è qualcosa di relativamente recente, effettivamente, l'intelligenza artificiale to cure esiste da anni, anzi da decenni. Per cui ti chiedo, Alex, di aiutarci a fare distinzione e chiarezza in questi due termini. Ma sì, diciamo che, come diceva prima anche il dottor Antonelli, si parla di intelligenza artificiale dagli anni 50, quindi da quando Alan Turing l'ha introdotta per primo. Poi, andando un po' veloce, perché altrimenti siamo qui fino a domani mattina a raccontarvela, arriviamo a parlare di sistemi esperti. Io effettivamente, quando mi sono laureato al Politecnico, fine anni 90, si parlava di sistemi esperti, non tanto di intelligenza artificiale. Poi la vera evoluzione c'è stata, se vogliamo, dopo il 2010, con l'avvento di molta potenza di calcolo e quindi capacità di gestire i dati, e quindi gli algoritmi che sono nati sotto il cappello del machine learning e poi del deep learning. Attraverso, diciamo, in questi, sotto il tema del machine learning e deep learning, rientrano poi tutta una serie di intelligenze artificiali o applicazioni di intelligenze artificiali che di base sono, come diceva prima il dottor Antonelli, effettivamente dei motori statistici, che però vengono utilizzati, sono stati utilizzati negli ultimi 10 anni per fare personalizzazione dei contenuti. Immaginatevi, quando andate su Netflix, ad esempio, ogni home page di Netflix è diversa una dall'altra. La mia è diversa da quella della mia compagna e da quella di mia sorella. Perché? Perché ci sono questi algoritmi che apprendono e personalizzano. E lo devono fare in maniera furba. Ad esempio, sempre su Netflix, se io non vedo mai manga, non vuol dire che a me non piacciono i manga, quindi ogni tanto devo far comparire un manga per vedere se a me interessa oppure no. Oppure per fare previsione delle vendite, oppure per guidare macchine. Tesla utilizza di base intelligenza artificiale facendo quello che si chiama sensor fusion, cioè loro fanno la fusione di diverse intelligenze artificiali, diversi algoritmi, diversi dispositivi, per far capire alla macchina dove si trova, dargli una consapevolezza spaziale e poi decidere qual è la mossa successiva. Effettivamente questi progetti sono progetti che sono stati sempre visti per noi addetti ai lavori, oppure per tutti noi col cappello da dipendente, imprenditore, operatore, perché magari li trovavamo a disposizione nella nostra suite di strumenti, in maniera abbastanza trasparente. E ogni tecnologia che è trasparente è solitamente una tecnologia, a mio modo di vedere, di successo, perché riesce a non creare impicci o, al contrario, troppa enfasi. Quando è arrivata la generative AI, in effetti, se ne parla ormai anche qua da anni, i primi esempi sono stati deepfake, purtroppo non virtuosi, quindi quando vedete il video di Tom Cruise che già 2 o 3 anni fa mimava, o meglio, lui parlava ma non era Tom Cruise, di base era già intelligenza artificiale generativa. Poi in realtà la vera svolta è stata, scusate, devo usare qualche acronimo, però mi ringrazierete perché secondo me diventeranno all'ordine del giorno nei prossimi mesi. Con l'introduzione dei modelli transformer sono nati i modelli linguistici, large language model. Questo è accaduto nel 2017, non tanto tempo fa. Nel 2017 hanno scritto il paper di ricerca, nel 2018 hanno iniziato a implementarlo. Evidentemente, come diceva prima anche il dottor Antonelli, si potevano già utilizzare la versione business di ChatGPT da qualche anno, però poi il vero elemento disruptive è stato mettere ChatGPT in mano dell'essere umano. Quindi in questo caso, cosa ha fatto di buono OpenAI?
buono passaggio, secondo i punti di vista, a mio parere buono comunque, è stato quello di dare un prodotto, darlo in mano al consumatore, e a quel punto noi siamo stati molto consapevoli che esiste questo strumento. Mm-hmm. E qua, il tema qual è? E qui dove siamo ad oggi, se vogliamo. Quello che è molto interessante è le modalità di utilizzo, perché in questo caso molti di noi abbiamo utilizzato ChatGPT come oracolo per fargli domande, vedere e poi stupirci del fatto che diceva io oltre a settembre 2021 non so niente, allora non serve a niente. In realtà c'è la possibilità di usarlo in maniera diversa, ad esempio io lo sto non utilizzando... Non è quello forse il senso di ChatGPT? Che quello è il senso, che non è fare quello che chiamano gli inglesi information retrieval, cioè recupero di informazioni, ma fare il reasoning, cioè ragionamento. Come si può fare? Potete provarlo anche voi. Se voi volete pianificare le vostre vacanze, invece di dire vado 5 giorni a Parigi, dimmi cosa devo vedere, quindi potete scrivere vado 5 giorni a Parigi, aiutami a organizzare la vacanza. Se pensi, se reputi che devi farmi delle domande per sapere meglio come organizzarla, falle. E ChatGPT inizia a fare delle domande, inizia a dire ah ok, allora dimmi quante persone siete, avete limitazioni alimentari, quanti... Siete più per vacanza avventurosa oppure allora no? Lì si può ragionare insieme a quel punto, diciamo, come in un dialogo in cui poco a poco si ragiona per arrivare a quello che interessa, diciamo. Esatto, e questo è proprio, secondo me, lo spunto veramente interessante. Ecco, ti chiedo proprio per entrare nello specifico su questo, poi un'azienda concretamente che cosa deve fare per iniziare a lavorare con l'intelligenza artificiale? Magari puoi farci qualche esempio concreto di investimenti necessari per un'azienda per provare a lavorare con questo? Ma allora, diciamo che purtroppo per fortuna taglio sempre l'orizzonte temporale in due momenti, quello che era l'AI tradizionale e quello che è quella generativa. Con l'AI tradizionale, quindi motore di personalizzazione, forecast, eccetera, è fondamentale avere molti dati. Questi dati, tutti noi pensiamo di averli, o meglio, alcuni di noi pensano di averli, altri pensano di non averli. La verità è che anche se li abbiamo, sono talmente incasinati, passatemi il termine tecnico, che metterli a posto per farli digerire un'intelligenza artificiale è l'80% del progetto. E poi a quel punto serve che cosa? Molta potenza di calcolo, perché questi modelli devono essere addestrati. E vengono addestrati non una volta, tutte le volte che serve, man mano che io vado a ottimizzare il mio algoritmo. Questo richiede molti investimenti. Con le AI generative, invece, al contrario, è tutto molto più democratizzato, nel senso che ognuno di noi, a parte ChatGPT, ChatGPT ha una versione business, ma io adesso dico ChatGPT, in realtà esistono tanti modelli, per fortuna, sia proprietari, sia open source, cioè potenzialmente scaricabili e utilizzabili, che in quel caso utilizzarli costa veramente poco. Io il mio account personale di OpenAI, che lo uso per fare esperimenti, non a titolo produttivo, avrò speso al massimo $3 in un mese. Sono costi molto molto bassi. Sono anche molto accessibili. Sono molto accessibili. Qui il costo si spalma di più nel tempo, perché stare dietro all'evoluzione che ha questi modelli, perché questi modelli in realtà sono così da mesi, e poi ogni tanto arriva un ricercatore che dice ah, ma guarda che tu lo puoi utilizzare per organizzarti le vacanze, prova a fargli le domande, cioè i prompt, che è un altro termine che mi ringrazierete se non l'avete ancora sentito, perché prendete appunti nel caso, esatto. Esatto. Perché col prompt impostato in questo modo, attenzione che il ChatGPT o equivalente non è più così sciocco, stupido, prevedibile, inizia a diventare molto furbo. Quindi è tutto un sistema in movimento. Quindi le aziende che iniziano a lavorarci, dal mio punto di vista, l'unico errore vero che possono fare è non iniziare. Perché in questo momento non ci sono scuse, perché a livello economico sono accessibili. Ci si può far aiutare, poi ci sono tante start-up, quindi ci può far aiutare dalle start-up, ci può aiutare da ragazzi che... Non ci sono veramente scuse, insomma. No, stare fermi sarebbe l'unico rischio che in questo momento si corre e si potrebbe potenzialmente sbagliare. Grazie Alessio Cassani per questi spunti. Passerei la parola a Guido Di Fraia per un focus, se possibile, sull'area marketing in particolare. Proviamo a capire in che modo l'intelligenza artificiale può essere sfruttata da chi si occupa di marketing, quali sono i principali vantaggi che se ne possono trarre. Certo. Allora, di fatto tanti, però prima dico una cosa che a me aiuta a capire come funziona l'intelligenza artificiale, perché non sono un tecnologico e quindi in qualche modo bisogna che me la rappresenti bene. Certamente l'intelligenza artificiale opera attraverso potenza di calcolo e facendo sostanzialmente analisi di dati statistici, però in realtà si può anche immaginare come una cosa che sa fare 3 cose, che sa vedere, riconoscere le immagini, eccetera,
comprendere il linguaggio umano e far di conto. Okay? Con queste tre capacità messe insieme come i mattoncini della Lego si possono tirar fuori tutto sommato, tutto quello che si può fare, no? Dalla rilevazione sostanzialmente delle aree petrolifere, dalle immagini, alla, no? La diagnostica per immagini, piuttosto che a fare forecasting per un'azienda. Quindi questo è un concetto che per il momento terrei da una parte e poi ci ritorniamo dopo. Tre anni fa, prima ancora che arrivassero la generatrice, le generative, avevamo provato a modellizzare attraverso il laboratorio dello IULM quali fossero proprio le aree sostanzialmente aziendali che potevano in qualche modo trovare beneficio e generare valore attraverso l'intelligenza artificiale. E per farlo abbiamo, come dire, modellizzato le varie fasi del funnel, il classico funnel di conversione, quindi la fase di awareness, la fase in qualche modo di, no, di proposition, la conversione, il customer care, eccetera. E in realtà per ciascuna di queste fasi l'intelligenza artificiale può intervenire, quindi può servire in una fase iniziale a definire dei, come dire, profili di customer, quindi di utenti potenziali, potremmo dire, come dire, le personas, però detto in termine vero, in termine statistico, in termine serio, non marchettaro di quelli che dicono le personas sono quelle, quella roba lì, e quindi attraverso sostanzialmente delle classificazioni esposte anche di tipo comportamentale, attraverso macchine e piattaforme che vanno anche in giro per i social, individuano le caratteristiche, come dire, quegli EP e cercano in qualche modo di ridefinire, no, dei profili che siano poi operabili per l'azienda. Possono servire per fare, per ottimizzare ad esempio le performance delle DEM, no, di tutta l'attività di mail marketing, perché sostanzialmente ci sono plugin, applicazioni e tutte le più grandi piattaforme che offrono questo tipo di servizio offrono oggi integrazioni con intelligenza artificiale che consentono di arrivare a una sorta di personalizzazione della mail, anziché mandare a tutti lo stesso tipo di messaggio, come dire, la macchina sostanzialmente lavora su 10 diversi oggetti, 10 diverse immagini, 10 diversi body copy e trovano poi la soluzione che può essere più corretta per quella determinata target di pubblico. Questo d'altra parte è la stessa cosa che fa Google Ads ormai da anni, cioè sostanzialmente che si occupa, insomma, di inserzionismo pubblicitario attraverso Google Ads e sa che dentro c'è un motore potentissimo di intelligenza artificiale che riesce a ottimizzare gli annunci in maniera che nessun omino riesce ormai a fare, quindi anche i più grandi esperti ormai lasciano le macchine in qualche modo in gran parte a lavorare da solo. Cioè tutta la parte del tema del customer care che abbiamo sentito attraverso i chatbot e così via, che certo sono complicati, bisogna fare tutte le attenzioni che ci ha detto la collega prima, però si possono usare, perché altrimenti si ha un po' l'impressione che non ci si possa nemmeno muovere. Io vorrei dare un messaggio un pochino più rassicurante, no? Perché lo scopo che abbiamo credo che sia, no, di aiutare a diffondere, insomma, questa tecnologia. Faccio una considerazione di carattere teorico, velocissima. Certo. È più importante di quanto non ci immaginiamo. Cioè, da un punto di vista teorico, teorico per modo di dire, questa è una mia opinione, stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma dell'umanità. Cioè, il fatto che questi modelli linguistici, per quanto non siano intelligenti, per quanto non abbiano la coscienza, quella roba lo sappiamo, ma a maggior ragione. Sono delle macchine che in questo momento ci stanno dando la possibilità al genere umano di ripensare la forma di organizzazione della conoscenza. E questo non è che sia successo tante volte nella storia umana, è successo poche volte. Quindi noi siamo agli albori di una nuova forma di civiltà. Anche perché, come ci raccontava bene lui, cioè, sono tre anni che sono partite queste cose. Quindi in tre anni, voi, insomma, dato tecnico, questo non lo sappiamo tutti, ma ricordiamocelo, già GPT quando è uscito a novembre del 22 lavorava su 175 miliardi di parametri, 4 mesi dopo, la versione dopo, lavora su 100.000 miliardi di parametri. Quindi c'è un'esplosione pazzesca di potenza. D'accordissimo con questa riflessione, assolutamente prendere nota. E la lascio concludere, volevo anche fare una seconda domanda brevemente. Ma prima. Va bene. No, quindi cioè, il messaggio che vorrei dare però alle piccole e medie imprese, alle microimprese, è che, come ci stava raccontando il collega in precedenza, la tecnologia diventerà sempre più trasparente. Che cosa vuol dire? Che è già implementata in tante piattaforme, cioè non c'è necessariamente bisogno di costruirsi la propria intelligenza artificiale, c'è già con servizi software as a service. Quindi, prima cosa, come tu stesso stavi dicendo, non si può non occuparcene subito, oggi, ieri, perché altrimenti è tardi, perché questa è veramente un'innovazione che può portare grande valore anche alle microimprese, ma a condizione che se ne capisca il significato e si usi da oggi. Fondamentale questa riflessione che ha fatto, d'accordissimo assolutamente. A questo proposito citava ChatGPT, in che modo l'intelligenza artificiale generativa può dare vantaggio alle imprese che vogliono sfruttarla? Allora, quali possono essere soprattutto i trend in atto? Certo, allora nel modello che dicevamo prima appunto dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle varie fasi del funnel c'è una parte fondamentale che è quella della generazione dei contenuti, content marketing, cioè le aziende, come dire, l'inbound marketing, il marketing attuale, cioè
eccetera, non è più il marketing dell'interruzione, è il marketing appunto fatto sulla base dei contenuti. Le piccole e medie imprese hanno come problema il fare contenuti, perché non hanno risorse, non hanno le competenze, non hanno gli investimenti da fare. Le generative possono offrire questo in maniera estremamente potente. Noi, generative, abbiamo parlato di modelli linguistici, come sapete ci sono i modelli text to image o text to video, ok? E questi sono modelli potentissimi che, se sono correttamente utilizzati, riescono a generare contenuti di valore. Chiaramente poi bisogna lavorarci un po', ma vi assicuro, ma lo sapete se ci avete provato, che si possono fare delle cose egregie con tempi molto più ridotti, e quindi fondamentale che le microimprese e le imprese imparino ad utilizzare questi strumenti. Da questo punto di vista, e poi mi taccio, lo giuro, abbiamo attivato una collaborazione anche con Promos Italia, proprio per aiutare le piccole e medie imprese ad utilizzare al meglio da subito queste tecnologie, grazie appunto alla collaborazione con il laboratorio YouldMyLab, che, occupandosi di marketing e comunicazione, essendo appunto forse l'unica struttura che si occupa di intelligenza artificiale in un'università non STEM, riteniamo che possa dare un ottimo contributo. Insomma, peraltro poi Promos abbiamo scoperto che fa già un sacco di cose con l'intelligenza artificiale, che ci ha stupito noi stessi. Per cui. Grazie mille anche a Guido Di Fraia. Passo a Gianluca Comandini. Abbiamo parlato di marketing, abbiamo fatto una distinzione terminologica. A te chiedo di parlare di un altro settore molto importante per qualsiasi azienda che vuole vendere, anzi due settori, customer experience e shopping experience. Qui che ruolo può giocare l'intelligenza artificiale? Beh, parto da una piccola provocazione, parafrasando un po' l'intervento iniziale di Carlo Antonelli. L'intelligenza artificiale oggi forse non ha senso neanche chiamarla così, perché è tutto fuorché intelligente. Se pensate a ciò, al primo approccio che abbiamo avuto a livello mainstream con l'intelligenza artificiale, quindi ChatGPT, le notizie che leggevate o quando ve lo raccontava un amico o un collega o un parente a casa, la frase che più sentivate era: in pochi secondi è stato fatto il discorso di un qualcosa, oppure in pochi secondi è stato fatto quello come lo fanno gli umani. Ecco, ciò che ci stupisce, parlando di ChatGPT, non era il contenuto, la qualità del contenuto, era il in pochi secondi. Io due giorni fa ero ad un evento dall'altra parte dell'Italia e mi si raccontava nella pausa che il relatore prima di me aveva scritto quell'intervento grazie a ChatGPT la sera prima in 15 minuti durante la cena. È il 15 minuti che ti stupisce, il preparare un intervento così importante in 15 minuti. Questo cosa significa? Questo significa che l'intelligenza artificiale oggi è in grado di emulare il comportamento umano, di apportare un risultato che potrebbe essere raggiunto anche da un essere umano, in una dimensione temporale totalmente diversa da quella umana. Cioè, l'intelligenza artificiale non supera e non supererà mai l'umano in verticale. Nessuno ha detto che l'intervento di questo relatore potesse essere un intervento incredibile, un relatore che non era mai riuscito a fare un intervento del genere. Siamo rimasti a bocca aperta? No. È stato creato in pochi minuti, magari lui ci avrebbe messo giorni a creare quell'intervento, magari lui o chiunque altro, se avesse a disposizione la stessa dimensione temporale dell'intelligenza artificiale per analizzare una mole così incredibile di dati, vi assicuro che vincerebbe l'essere umano. Cioè, il contenuto qualitativamente sarebbe migliore quello frutto dell'essere umano. Il fatto è che ovviamente l'essere umano dovrebbe avere a disposizione un tempo troppo lungo per poter analizzare quella mole di dati. È qui che l'intelligenza artificiale vince. Questa è una vittoria orizzontale, non verticale. Cosa significa? Significa che, andando avanti, avendo sempre più ecosistemi complessi basati sui dati, che oggi è innegabile che tutto al mondo sia basato sui dati, anche ciò che non pensate possa essere collegato ai dati è fondamentalmente collegato ai dati, avere a disposizione uno strumento, una tecnologia che molto più velocemente dell'essere umano è in grado di mettere insieme quei dati, di elaborarli e di dare una risposta, un output istantaneo, senza dover aspettare l'analisi umana, è ovvio che sia estremamente vincente. Come si traduce in termini di shopping experience, di customer experience? Si traduce, ad esempio, nel fatto che l'intelligenza artificiale potrà, e sempre più lo sta facendo, potrà essere in grado con esattezza, in pochi centesimi di secondo, di capire quando qualcuno di noi sta per abbandonare un'esperienza con un brand. Non solo di capirlo, ma ancor prima di capirlo, di sapere già cosa proporre a quel qualcuno di noi
per non fargli abbandonare quell'esperienza, ma per farla evolvere, per farla passare ad una fase evolutiva diversa. Un essere umano non sarebbe in grado, ma neanche un chatbot, quindi una forma embrionale di intelligenza artificiale, oggi sarebbe in grado di evolvere così tanto in tempo reale un'esperienza di commercio. Pensate che oggi si stima che alcuni settori, in ambito ovviamente commerciale, alcuni settori beneficeranno dall'intelligenza artificiale, grazie al poter evolvere la propria esperienza di shopping, beneficeranno dal 10 al 50%. Il 10% settori come luxury fashion, quindi settori del lusso, settori di nicchia, non mainstream, che però già solo un 10% di fatturato in più su un settore del genere cambia tantissimo, fino al 50% per settori molto più mainstream. Non solo, un altro dato importantissimo è che oggi queste aziende, questi settori in ambito commerciale perdono fino a 400 miliardi di dollari ogni anno perché non sono in grado di gestire velocemente le informazioni su spedizioni o altri flussi di dati durante un'operazione commerciale, quindi durante una vendita o la spedizione di un prodotto al proprio cliente o semplicemente il recepimento del feedback da parte di quel cliente. Immaginate cosa significa avere una tecnologia in grado potenzialmente di andare a coprire quel buco di 400 certo. miliardi di mancati guadagni. È un qualcosa di impensabile. Questo è assolutamente rivoluzionario. Ti chiedo la massima rapidità per la prossima domanda, ci tengo a fartela, ma vorrei anche lasciare un paio di minuti di spazio per altre domande. Tu sei anche un esperto di blockchain, te ne occupi da anni, blockchain che è un'altra tecnologia che ha rivoluzionato totalmente, in questo caso, il modo di pensare la trasmissione di dati, informazioni. Ti chiedo questo, se mettiamo insieme intelligenza artificiale e blockchain, cosa ne viene fuori? Entriamo ancora più velocemente nella nuova fase evolutiva della nostra umanità di cui parlava poc'anzi il mio collega. La blockchain è un po' come l'intelligenza artificiale, nel senso sono due tecnologie totalmente diverse, però dico che è un po' come l'intelligenza artificiale perché la blockchain esiste dal 1976, solo che fino al 2008, 2009, 2010 nessuno se l'è filata, poi all'improvviso è arrivata un'applicazione mainstream, neanche la più figa, che è Bitcoin, e tutti sono saliti sul carro. Un po' come l'intelligenza artificiale, ora è arrivato ChatGPT e all'improvviso tutti ne vogliono sapere qualcosa. Dov'è che può davvero cambiare le regole del gioco questo mix, questo match? Le cambia perché ad oggi noi abbiamo una paura tremenda della tecnologia. Cioè, probabilmente se alla fine ci fossero delle domande, molte sarebbero su ma non c'è il rischio che poi i robot ci conquistano, ma non c'è il rischio che poi diventi... Abbiamo paura della tecnologia, quando in realtà dobbiamo dire grazie e sperare di dipendere il più possibile e più a lungo dalla tecnologia, perché il nostro dipendere dalla tecnologia è ciò che nel panorama della natura umana ci contraddistingue dagli animali, nient'altro. Per sopravvivere noi facciamo le stesse azioni ripetitive che fanno gli animali. Voi siete come il vostro cane, mangiamo, beviamo, dormiamo, ci riproduciamo, ma per vivere più a lungo noi inventiamo la tecnologia. Se ho freddo io invento i vestiti, che è la tecnologia. Quindi questa è l'unica, il dipendere dalla tecnologia ci permette di evolverci, di andare avanti e di non fermarci. Nel momento in cui ci fermiamo ci estinguiamo. E allora perché due tecnologie così esponenziali, che raramente nella storia dell'umanità capitano, accadono così vicine, negli stessi tempi, perché matchandosi potrebbero portarci ad un livello totalmente superiore? Perché già solo una delle due da sole potrebbe portare l'umanità avanti di secoli. Insieme parliamo avanti di millenni, in più non dimentichiamoci che entro poco significa 100 anni, non 10-20 come leggete sui giornali, quello è marketing, ma entro 100 anni arriverà il quantum computing, arriveremo a capacità elaborative di calcolo che non possiamo neanche immaginare. Cioè chi sta studiando oggi non è in grado di immaginare quello che accadrà. Se voi unite tutte queste tecnologie, allora è game changing. Cioè allora veramente dobbiamo, come dicevamo prima, riscrivere linguaggi da capo, riscrivere regole, riscrivere codici di comportamento, riscrivere il futuro. Se noi oggi non lo capiamo e non iniziamo a formare, ad alfabetizzarci sul fatto che abbiamo di fronte un qualcosa di nuovo, che è totalmente diverso da ciò che abbiamo fatto negli ultimi decenni e negli ultimi secoli, allora arriveremo a quel momento e sarà un impatto disastroso, negativo. Se invece ora iniziamo a capirlo e siamo in grado allora ad esempio di matchare, faccio un esempio per tutti e poi chiudo, blockchain con intelligenza artificiale, oggi ci sono brand che stanno attuando strategie di loyalty token, cioè stanno utilizzando la blockchain per creare sistemi di rewarding, di gamification e premiare i consumatori che danno più velocemente e più correttamente possibile i loro feedback.
Cioè il mio oro non è spendere in marketing per capire se ti sei trovato bene col maglione giallo o col maglione rosso o per capire se preferisci pagare in contanti o in carta di credito. Il mio oro è far sì che sia tu a darmi questi dati e pagarti con una percentuale di ciò che io guadagno da ciò che tu mi stai dando con questi dati. Lo potevamo fare 50 anni fa? Sì. Lo abbiamo fatto? No. Oggi abbiamo tecnologie come la blockchain e l'intelligenza artificiale che ci permettono di farlo molto più velocemente e con un costo minore. Lo stiamo iniziando a fare, ma se non lo capiamo in quanto cittadini, in quanto consumatori, non ha senso questo sistema. Per questo serve consapevolezza. Grazie. Grazie anche a Gianluca Comandini. Ci restano veramente un paio di minuti di tempo se ci sono delle domande da fare. Nel caso potete alzare la mano, ci sono dei membri dello staff che vi possono raggiungere con il microfono. Vi chiedo eventualmente di presentarvi, di dire per che azienda lavorate. Vediamo se c'è qualche domanda. Deduco che non ci siano domande, va bene così. Allora ci prendiamo 5 minuti di break, potete sganchirvi le gambe a dare servizi rimanente nei paraggi perché ritorniamo qua puntualissimi alle 15.50 per parlare questa volta di intelligenza artificiale in altri tre settori fondamentali per le aziende, sales and marketing, supply chain e customer service. Intanto io ringrazio i nostri ospiti che sono stati qui con noi, grazie ad Alexio Cassani, Guido Di Praia e Gianluca Comandini per questi interessantissimi spunti che ci sono stati dati. Grazie mille. Grazie. Invito chi non l'avesse ancora fatto a prendere i posti. Vi chiedo di mantenere un po' di silenzio di modo che possiamo riprendere il nostro discorso. Come vi anticipavo, parliamo questa volta di sales e marketing, quindi di uno specifico settore e di quelli che possono essere i vantaggi dell'intelligenza artificiale all'interno di questo settore. Lo facciamo con i nostri ospiti che sono Fausto Maglia, CPO di Casavo, Cristian Cascetta, Innovation Solution Manager Luxottica, Alessandro Calatroni, Country Manager Italia per Contents e Federico Della Bella, Partner for Innovation Digital 360. Allora, vorrei cominciare con due di queste aziende, Casavo e Luxottica. Partirei da Casavo, Fausto Maglia, per capire, dunque Casavo è un'azienda che si occupa, ben piazzata nel settore, nell'ambito del settore immobiliare, ha un po' rivoluzionato il modo di far funzionare le valutazioni degli immobili proprio attraverso l'intelligenza artificiale, però ve lo farò spiegare meglio, e vorrei capire appunto con Fausto Maglia in che modo la vostra azienda sta utilizzando applicazioni dell'intelligenza artificiale proprio nel settore sales e marketing. Sì, allora, l'ho anticipato quando ho ricevuto l'invito per questo evento, essendo Casavo una realtà che sta costruendo un marketplace immobiliare, per me era abbastanza difficile inquadrare i nostri casi d'uso dell'intelligenza artificiale in sales, marketing o qualsiasi altro settore, perché per noi si innestano tutti quanti nel cambiamento, nell'innovazione dell'esperienza utente, di fatto. Poi pensandoci bene, forse in realtà possiamo ricondurli in qualche modo, io ve li racconto e poi appunto ognuno proverà a ricondurli nel modo che preferisce, io do un'indicazione. Il primo caso d'uso per noi è stato proprio quello della valutazione, no? Quindi in questo caso parliamo, come ci dicevano prima, di intelligenza artificiale classica, non generativa. Noi siamo partiti appunto dai dati esistenti a nostra disposizione sulle compravendite immobiliari, a nostra disposizione dico perché appunto noi nasciamo come instant buyer, quindi abbiamo acquistato e continuiamo ad acquistare grandi volumi di immobili nelle città in cui operiamo e poi li rivendiamo e facciamo anche intermediazione. E quindi per noi si è trattato di allenare un algoritmo, appunto si dice modello di allenamento supervisionato, per fare valutazioni e poi verificare i risultati di queste valutazioni sulla base dei dati reali. Chiaramente è un esercizio abbastanza difficile perché l'immobiliare non è un settore con una grande quantità di data point, no? Però ecco, questo è quello che facciamo e diciamo siamo riusciti ad ottenere un certo successo. Lo vedrei come marketing, se vogliamo, in un inquadramento di questo tipo, perché per noi è uno dei ganci principali per attrarre gli utenti che devono vendere casa a noi. Il secondo caso di applicazione dell'AI è stato quello della computer vision nel riconoscimento di immagini, di persone e di caratteri nei materiali che descrivono un immobile. Quindi appunto nelle fotografie di un immobile per noi è importante sapere se è una cucina, se è una camera da letto, come l'illuminazione e se lo stato dell'immobile è ristrutturato o da ristrutturare, per esempio.
Questo lo vedrei come elemento di efficientazione delle nostre vendite, altrimenti ci servirebbe qualcuno che se ne occupi in prima persona o comunque che faccia tutto il lavoro. Terzo elemento è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Noi lo stiamo iniziando a usare proprio in questi giorni per automatizzare la creazione di descrizioni di annunci immobiliari. Abbiamo diversi input, le immagini dell'immobile, i dati che raccogliamo noi dai venditori su quello specifico immobile, i dati contestuali sull'area geografica in cui si trova l'immobile e poi chiaramente il prompt che abbiamo costruito e continuiamo ad affinare e che giriamo via API a OpenAI insieme a tutto il resto dei materiali. Grazie dunque Fausto Maglia, vengo a Christian Cascetta di Luxottica. Beh, Luxottica non ha bisogno di presentazioni, è leader mondiale nel suo settore, però mi incuriosisce sapere anche nel vostro caso in che modo sfruttate l'intelligenza artificiale nel sales and marketing. Sì, allora noi abbiamo fatto un progetto piuttosto ambizioso che abbiamo chiamato Frame Advisor, che praticamente cerca di aiutare a suggerire ai clienti l'occhiale che sta meglio sul suo volto, partendo proprio dalla foto dell'utente, catturando informazioni come la forma del viso, altre caratteristiche relative alla forma degli occhi, eccetera. E praticamente una volta catturate queste informazioni le utilizziamo per un sistema di raccomandazione. In mezzo cosa c'è? C'è la formalizzazione di quelle che sono delle regole estetiche di matching che abbiamo praticamente ottenuto intervistando quelli che sono i nostri esperti, dai designer a chi poi forma per esempio gli store associate nei negozi, e formalizzandola all'interno di una tecnologia, se volete, piuttosto antica, che sono una rete bayesiana, quindi da una parte computer vision, dall'altra parte formalizzazione di regole utilizzando expert elicitation, quindi intervistando gli esperti in una forma che le aiuta a esprimere delle probabilità. Secondo me questo sta meglio, cattura quell'aspetto, se volete, un po' etereo, no? dell'advisory fashion, e infine un sistema di raccomandazione. Adesso lo trovate live sui nostri principali siti internet e in store come supporto, diciamo, allo store associate. Le sfide sono tante, nel senso che questa è un'applicazione customer facing, quindi si lavora col volto degli utenti, che è molto delicato, quindi estrarre feature ha anche degli aspetti etici importanti, difficile trovare dei dataset, quindi siamo dovuti costruire noi dei dataset, e poi c'è proprio anche un tema, se volete, di erogazione, perché poi queste tecnologie non sono facilissime da mettere live, cioè un conto è lavorare su processing che viene batch, dove non c'è quello che si dice mission criticality, no? E invece lavorando in tempo reale c'è anche tutto un tema di ottimizzazione dei modelli per farli performare. Tipicamente, diciamo, la nostra prediction dal momento in cui è catturata la foto utente al momento in cui sono restituite dei prodotti suggeriti prende tra i 3 e i 4 secondi. Quindi diciamo ci abbiamo dovuto lavorare su questo aspetto qua, secondo me. Rilevante proprio perché sono tecnologie che da una parte appunto non esistono pallottole d'argento, bisogna andare a scegliere quali sono i vari pezzi, a volte andando a ripescare magari anche tecnologie che non sono proprio quelle che in questo momento l'AIPI sta lanciando, ma matchano col tuo problema di business, e poi efficientarle al punto che sia sostenibile erogarle sia come performance che poi anche come costi di computazione. Ecco. Assolutamente, grazie mille. Vengo adesso ad Alessandro Calatroni, che è Country Manager Italia per Contents. Contents è una piattaforma che si occupa di contenuti, e mi incuriosisce sapere appunto come questi contenuti possono essere implementati grazie all'intelligenza artificiale. Ciao a tutti, piacere essere qua. Intanto, allora, prima di andare nel dettaglio, faccio un passo indietro e metto un altro termine molto difficile, platform shift in realtà, ovvero rivoluzione tecnologica. Se pensiamo agli anni 90 con internet, gli anni 2000 col cloud computing e il 2010 con gli smartphone, Bessemer Venture, che vediamo bene inquadrato qua, racconta come la prossima rivoluzione tecnologica sia il mondo generative AI, dove lavoriamo noi come Contents. Alcuni benefici che si ottengono lavorando con noi, con la nostra tecnologia, sono sicuramente il fatto di avere un'adozione più veloce di quella di smartphone e cloud, quindi riusciamo a lavorare meglio di alcune attività simili. E un altro tema molto importante è che il 66% dei contenuti online verrà generato tramite tool generativi in futuro. Quindi diciamo che Bessemer Venture stima che queste metriche varranno entro il 2028 circa 51 miliardi di dollari.
Ovviamente quando pensiamo a questo nuovo mondo, il driver che segue e che ci porta ad avere avuto questo successo è sicuramente alti benefici e bassi costi. Prima sono stati già introdotti molti benefici. Alcuni KPIs che noi vediamo nell'adozione della nostra tecnologia e del lavoro che possiamo fare è che le performance sono normalmente migliori o supportano comunque l'operatività dell'essere umano, quindi danno un boost importante nell'utilizzo. L'approccio multimodale, ovvero io inserisco un input in macchina e ottengo un output differente ma coerente con quello che voglio ottenere, quindi un messaggio che mi serve per deliberarlo. L'ultimo aspetto già accennato è l'accessibilità, ovvero anche noi, come tutti i tool generativi, siamo diciamo collegabili o direttamente o tramite API. Per diciamo andare poi un po' più nel dettaglio di come ci inseriamo, immaginiamoci oggi dei grandi foundation models, molto standard, come ChatGPT o tutto quel mondo che prima veniva accennato. Il nostro obiettivo è essere un po' quel middle tech layer che permette di comunicare con foundation models, quindi tecnologie americane estremamente standard, per l'utente finale. Quindi creiamo dataset e li andiamo a customizzare in base al brand voice dell'utente o del brand. Quindi questo è un po' dove applichiamo il nostro, diciamo, metodo e lavoro tecnologico. Grazie mille. Vengo adesso a Federico Della Bella, Partners for Innovation Digital 360. Voi vi occupate proprio di aiutare le aziende anche nella trasformazione digitale. Ti chiedo quindi quali sono i servizi di intelligenza artificiale più richiesti, se puoi farci qualche esempio di quello che è il vostro lavoro in quest'ambito. Sì, grazie, grazie dell'invito anzitutto. Mi rilascio a quello che si diceva prima, cioè il fatto che si parla di intelligenza artificiale, ma a volte i progetti su cui in realtà le aziende stanno lavorando sono dei progetti più in generale di utilizzo dei dati per data visualization, per la pulitura del dati, l'integrazione, e molte aziende non sono molto avanti. Ci sono dei dati dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano che dicono che, se stiamo sull'intelligenza artificiale nel senso di machine learning e deep learning, il 60% delle imprese grandi in Italia ha avviato dei progetti in questo senso, ma solo il 6% delle piccole, quindi delle medie piccole, quindi la larga maggioranza delle nostre imprese non hanno ancora fatto molto, e alcuni non fanno molto neanche ancora sul lato della business intelligence, quindi nella semplice rappresentazione e descrizione in maniera, diciamo, automatizzata o semi-automatizzata di quello che è già successo, senza neanche prevedere niente per il futuro. Rispetto al tipo di progettualità, appunto, noi da un lato aiutiamo le imprese a capire il loro stato di maturità rispetto al possibile adozione di strumenti. Faccio un esempio concreto: è assurdo andare a sviluppare, a mio avviso almeno, quantomeno, delle cose super avanzate di realtà virtuale, realtà aumentata, senza avere, ad esempio, messo il CRM, dato che abbiamo trovato delle situazioni di questo tipo, perché poi si inseriscono nel deserto. Quindi il primo progetto, diciamo, è di questo tipo. Un secondo progetto, per stare invece sul marketing, è proprio la mappatura dei customer journey degli utenti, e andare a individuare quali sono i casi d'uso, che si può fare solo conoscendo veramente bene quali sono poi i processi, no? Le cosiddette customer operation e i singoli workflow, che poi si possono andare ad automatizzare, perché poi i dati servono per fare intelligence, automazione e più recentemente in maniera spettacolare generazione. Dovendo dire, diciamo, qualche applicazione, lavoriamo, quando poi ci spostiamo allo sviluppo algoritmico, noi abbiamo dei data scientist che sviluppano algoritmi e quindi fanno, cioè, le cose specifiche per i nostri utenti. Da un lato predizione del churn, predizione dell'abbandono, che è stato anche nominato prima, motore di raccomandazione, quindi personalizzazione dell'esperienza, per esempio, d'acquisto o di fruizione di contenuti, e clustering, profilazione sostanzialmente degli utenti, quindi segmentazione per creazione di personas, fatto anche con dati in questo caso non strutturati, quindi context mining, analisi delle conversazioni, social media, web listening. Grazie mille. Adesso rivolgo la stessa domanda a tutti. Chiedo una risposta rapidissima, massimo 2 minuti, di modo che poi lasciamo lo spazio anche a chi volesse fare delle domande in particolare. La domanda è questa: che consiglio pratico, voi che avete cominciato a muovervi in quest'ambito, che consiglio pratico vi sentite di dare da questo punto di vista ad un amico piccola media impresa che vuole muovere i primi passi in questo settore? Cominciamo da te. Ma allora, è stato un po' anticipato nei panel precedenti.
La tecnologia che oggi abbiamo il piacere di esplorare sarà quella fondamentale, d'accordo? Appunto abbiamo parlato di General Purpose Technology e quindi sarà lì per tutti quanti. Quello che possono fare le imprese, secondo me, è raccogliere quei dati particolari, fondamentali, a cui soltanto quella determinata impresa ha accesso per poi alimentare queste tecnologie generaliste, no? Vorrei anche fare una differenziazione tra aziende con una forte impronta tecnologica già oggi e aziende che magari no, magari si occupano di manifattura. Ecco, parlando, guardando principalmente alle seconde, l'accesso alle informazioni sul cliente, sul prodotto, non ce l'ha nessuno. Mentre invece quella capacità di elaborare dati e di costruire linguaggio o altri tipi di contenuti o di output, nessuna delle piccole imprese sarà mai in grado di replicarla, no? Perché gli investimenti e le conoscenze sarebbero impareggiabili. E quindi questo, ecco, secondo me è ancora tempo, in realtà veniva detto poco fa, è ancora tempo di concentrarsi sulla raccolta delle informazioni di quello che è il proprio business. Oggi esistono delle tecnologie che ci permettono di rendere ancora più di valore queste informazioni che possono essere raccolte. Perciò, ecco, dovessi dare un consiglio è questo: conoscere ancora meglio gli utenti, raccogliere ancora meglio dati sull'utilizzo e la produzione dei propri prodotti o servizi. Grazie mille. Procediamo direi con lo stesso ordine di prima, prego. Allora, se dovessi dare un consiglio, il primo che mi viene in mente è: se pensate di entrare nel settore o in questo tipo di tecnologie assumendo un junior data scientist, non fatelo. Nel senso che il tema è cominciare a costruire una cultura interna, capire quali sono dei casi d'uso e capire quali sono le parti che ha senso coprire con l'intelligenza artificiale e quali no. All'altro aspetto è che il data scientist vive bene, comincia a produrre quando ha i giusti interlocutori tecnologici. Ha bisogno di avere l'accesso ai flussi dati, ha bisogno di avere una infrastruttura che lo forzi a produrre modelli che sia sostenibile e poi mettere in esercizio, e quindi diciamo molta molta concretezza nell'approccio e acquisire una cultura interna. Giusto così, conoscenza aneddotica, a me capita di colloquiare un buon numero di data scientist, posso dirvi su 10 che ne colloquio, 3 hanno messo un qualcosa in produzione e di questi 3 difficilmente uno ha ancora qualcosa in produzione che sta andando. Quindi stiamo parlando veramente di oggetti che è facile prototipare, relativamente difficile mettere in produzione e diventa molto complesso quando si guarda all'end-to-end, che comprende anche i temi di privacy, i temi di sostenibilità etica di quello che si fa, eccetera. Quindi sicuramente una svolta prima di tutto culturale, ma probabilmente ha più senso rafforzare la propria divisione tecnologica, perché sicuramente già oggi nella vostra area IT c'è qualcuno che sta giocando con questa tecnologia, e evitare qualunque pressione nel pensare che uno solo di questi modelli, che siano i modelli generativi, che siano i transformer, che siano classificatori di ogni tipo, possa risolvere completamente il vostro problema. È soltanto un pezzo del puzzle, sono tecnologie abilitanti, così vanno viste, al di là di qualsiasi mistificazione o tentativi, no, di correre ad acchiappare, no, opportunità. Bisogna sicuramente pensarla come una strategia, come poteva essere qualche anno fa l'e-commerce. L'e-commerce è qualcosa che necessita di una pletora, certo, di competenze e che modifica i processi. Quindi la vedrei più così, personalmente. Grazie mille anche per questo spunto. Veniamo al terzo relatore, prego. Allora, io quello che consiglio è sicuramente partire dalla parte più operative, quindi vedere dove c'è più time consuming delle persone e cercare pian piano di avvicinarsi al mondo tecnologico. Beh, noi come Contents abbiamo un vantaggio molto importante, ovvero essendo tra i pionieri in Europa, specialmente in ambito generativo, supportiamo quelle aziende che oggi non hanno una potenza di fuoco di avere un team di 30, 40, 50 data scientist, ma vogliono avvicinarsi. Quindi il consiglio è le parti più diciamo time consuming e dove si può scalare di più, di parlare con una tecnologia che già fa questo, con un tech partner come siamo noi in questo caso, per puro caso lo dico, e ovviamente iniziare a vedere come l'effetto tecnologico porti poi un beneficio, quindi semplicemente in scalabilità, in cost saving, che sono tutti i KPI che le aziende oggi guardano in maniera molto molto attenta. Quindi questo è il mio consiglio molto pragmatico. Grazie mille, vediamo allora il nostro ultimo contributo.
Sì, quindi dovendo consigliare a un'azienda, magari anche media o piccola, di avvicinarsi a questi temi, sicuramente il primo tema, appunto, lo si è toccato dall'inizio e poi mi ricollego a quello che hanno detto anche i miei colleghi qua sul palco, è quella di iniziare, perché altrimenti non si parte mai. Abbiamo trovato delle aziende che magari qualche anno fa ci dicevano li abbiamo ritrovati dopo la pandemia, dopo 3 anni, che sono ancora, che stanno pensando, però senza aver fatto nel frattempo nessun passo avanti. Io posso dire, un nostro cliente ha fatto un passo avanti straordinario, ha deciso di partire dalla raccolta dei dati degli utenti. Non aveva un dato di un utente, un retailer fisico. Hanno raccolto 5 milioni di contatti attraverso le carte fedeltà. E quello è un patrimonio che inizia a generare conoscenza. Prima si parlava sostanzialmente dell'intensità poi dei dati, cioè non tutti i processi generano la stessa quantità di dati e non tutti i settori. E quindi vuol dire quanto sono complessi i processi, le interazioni con i clienti o i prodotti. Sono prodotti con delle feature complessissime, con delle interazioni molto complesse che ne generano di più. Quindi il mio consiglio è di iniziare, la raccolta dati è un primo punto, e capire qual è effettivamente la propria natura. Se si ha effettivamente materiale interno, se si può ricorrere anche a cose esterne. In alcuni contesti dove non c'era tanti dati esterni, abbiamo usato dati esterni per comprendere per esempio le audience, e quindi questo è stato comunque di grande valore in fase di intelligence. Grazie mille, grazie anche per la rapidità che ci dà il tempo, abbiamo qualche minuto per fare eventuali domande a qualcuno singolarmente oppure a tutti i nostri ospiti. C'è una mano alzata, verrà qualcuno con un microfono, le chiedo di presentarsi. Salve, buongiorno a tutti, sono Federico Morgantini, sono un imprenditore e un giornalista, scrivo per Forbes, ho anche una trasmissione sul mondo del digital. Io sto sviluppando da diversi mesi, da prima ChatGPT, un giornalista robot. E ho iniziato a proporlo, diciamo, a piccole redazioni, creando il panico. Cioè, mi accorgo che c'è una grande paura ad applicare l'intelligenza artificiale. Volevo sapere se per voi c'è lo stesso feeling e come rassicurate i vostri clienti. Grazie. Direi 30 secondi a testa. Rapidissimi. Ma allora vado io, anche per me è così. Quando abbiamo iniziato a testare il generatore automatico di descrizione di annunci immobiliari, c'è stata una reazione chiaramente di timore, che poi, per quello che è vero, si traduce sempre in una critica all'output. Ah, ma fa degli errori. Sì, ok, ma quando è l'ultima volta che ti sei trovato un annuncio immobiliare scritto e, come dire, piuttosto azzeccato in 5 secondi, ok? Credo che in gran parte dobbiamo pensare a un essere umano aumentato quando guardiamo a queste tecnologie, almeno per il momento, e credo che questa possa essere una chiave, ecco, per ridurre un pochino questa resistenza al cambiamento. Però, ecco, se emergono altri consigli anche da parte sua, poi li condivida, perché è sicuramente interessante. Ma io molto rapidamente, ma direi, in realtà non ho questo problema, in realtà il problema è contrario, nel senso che noi abbiamo per fortuna un'azienda che spinge molto nel trovare soluzioni IT in tutti i sensi, quindi quello non ce l'ho. Il problema contrario però è interessante, perché comunque come grande gruppo noi subiamo una pressione commerciale incredibile verso l'esterno, no? Di proposte di soluzioni eccetera, e quindi anche qua il mio tema era più un tema di demistificare proposte che potevano sembrare abbastanza geniali, quando poi invece confrontate su quello che era il caso reale si perdeva ad esempio controllo, si perdeva controllo sugli output, oppure si potevano avere conseguenze, cioè si perdeva controllo etico sul modello e cose di, certo, questo tipo. Quindi penso che ancora una volta, no, spiegare bene, cioè spiegare che un large language model prevede la parola successiva, questo è quello che fa. Nel senso, la vera intelligenza artificiale è nel linguaggio scritto, non è nella tecnologia che lo usa. Bisogna spiegare bene come funzionano queste tecnologie e posizionarle, diciamo, all'interno di uno scenario attuale che è complesso, proprio perché è guidato da un'onda di hype positiva, negativa, scolmina nel panico, nell'ottimismo più sconsiderato. In realtà andare sulla tecnologia, spiegare cosa fanno questi modelli, al di là di qualsiasi zucchero di marketing che si possa mettere sopra.
Sì, il famoso robot journalism è un tema molto interessante e molto dibattuto. Quello che vedo io, mi è capitato in queste conversazioni di trovarmici, è sicuramente spiegare come la qualità resta all'essere umano ed è la quantità che passa alla macchina. Quindi un bellissimo intervento sulla mafia, faccio un esempio, non lo farà mai una tecnologia, sarà sempre l'essere umano a portare avanti questo tema. La tecnologia può fare tutto quel lavoro estremamente noioso e ricorsivo che invece l'essere umano potrebbe evitarsi di fare. Questo porta un beneficio alle persone che sono intanto più galvanizzate del lavoro e anche alle aziende che possono magari concentrare quell'effort umano e quella competenza in altri ambiti meno operativi ma molto più qualitativi. Io lo affronto di solito così questo tema. Interessante questo caso. Secondo me c'è da fare una distinzione, cioè per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che genera contenuto che noi riteniamo creativo, c'è il terrore della sostituzione, credo. Quello credo che forse sia alla base un po' di tutto. In realtà per soluzioni, quelle che Alexio Cassani prima definiva come diciamo, l'intelligenza artificiale tradizionale, il machine learning per previsione, classificazione, clustering, quello che troviamo nelle imprese è magari un po' più di scetticismo per i risultati che porterà, non potendoli prevedere prima, perché a volte c'è una parte di esplorazione, pulitura dei dati importante, c'è il timore di sostanzialmente perdere tempo e investimenti. Quindi questo è forse un tema, provare a costruire dei business case per capire anche appunto quale potrebbe essere l'impatto. Questo non è facile a priori, ma è l'ostacolo principale. Sicuramente un ostacolo è l'assenza di una cultura diffusa su questa tematica, come giustamente diceva Christian Crescetti. Grazie mille per tutti questi spunti interessanti, anche per questa domanda. Se non ce ne sono altre, andrei avanti perché il programma è veramente molto fitto. Ringrazio dunque i nostri ospiti, Fausto Maglia di Casavo, Christian Crescetti, Luxottica, Alessandro Calatroni, Contents, Federico Della Bella, Digital 360. Molte grazie. Invito intanto a salire sul palco i prossimi ospiti, che sono Veronica Brizzi, Industrial AI... devono spostare una sedia. Vi chiamo tra un secondo. Prima di tutto vi ricordo il tempo che sistemano il palco e che quando terminerà tutto quanto avremo un momento di vederci tutti insieme in un'altra sala, la sala esposizioni, per fare un aperitivo, un ricco aperitivo insieme. Ribadisco, come ho già detto all'inizio, sarà un momento importante per fare networking e anche per poter rivolgere personalmente agli ospiti che avete visto qui sul palco tutte le domande che non siete riusciti magari a fare in questo momento, parlando con loro anche personalmente. Dunque un momento molto importante che vi invito assolutamente a non mancare. Vi dicevo, parleremo in questa prossima sessione di supply chain e quindi di come le aziende stanno sfruttando l'intelligenza artificiale nello sviluppo in particolare di questo settore, proprio per implementare la supply chain all'interno delle singole aziende. Lo facciamo, richiamo sul palco in questo momento le sedie, sono pronte, Veronica Brizzi, Industrial AI Advisor di Mipu, grazie, Francesca Saracenico, founder and CEO di Intellico e Antonio Catapano, co-founder and CEO di Wenda. Benvenuti. Allora, chiedo a tutti voi una domanda molto simile. Voi siete, tutte le vostre aziende si occupano di servizi per le imprese proprio per migliorare la supply chain. È evidente che una tecnologia come l'intelligenza artificiale può avere un ruolo davvero rivoluzionario anche in questo specifico settore. Vi chiedo, proprio le vostre aziende si stanno distinguendo proprio per questo, cioè stanno iniziando a sfruttare l'intelligenza artificiale e sono anche pioniere in questo settore. Vi chiedo dunque di raccontarci, vi do 3 minuti ciascuno, in che modo state usando l'intelligenza artificiale. Partirei da Veronica Brizzi, andiamo per ordine. Grazie mille. Prego. Grazie mille. Allora, Mipu è un'azienda che si occupa di utilizzare i dati che esistono per ottimizzare i processi e gli impianti. Quindi in realtà tocchiamo la supply chain, ma tocchiamo anche altri settori, tocchiamo tanto le fabbriche, la città e tutti quelli che sono poi i processi che supportano anche la supply chain. Lo facciamo appunto con soluzioni di intelligenza artificiale, come abbiamo chiamato in realtà tradizionale, per cui apprendimento supervisionato per rinforzo o di clustering. E lo use case che vi volevo raccontare, per farvi capire anche un po' meglio come facciamo effettivamente questa cosa, è uno use case che è andato a ottimizzare l'ultimo pezzettino della supply chain, in particolare lo store fisico, lo spazio in cui la customer experience per eccellenza viene un po' sviluppato, no?
In questo caso il nostro obiettivo era garantire la customer experience, quindi l'esperienza di un utente che entra in un negozio, stiamo parlando di un'azienda di fashion retail, quindi un negozio per comprare vestiti, andando però a minimizzare tutto quello che c'è dietro, minimizzare in particolare il consumo energetico e le emissioni, quindi le emissioni di CO2, che di solito in uno store fisico sono legate all'illuminazione, alla climatizzazione, a tutti i consumi, insomma, che garantiscono poi che lo store rimanga aperto. Quello che abbiamo implementato quindi per primissima cosa è un piccolo sensore, un sensore multiparametro e miniaturizzato che fosse in grado di rappresentare questa customer experience dal punto di vista proprio delle sensazioni dell'utente, che cosa sono temperatura, umidità, quanta polvere c'è, CO2 e anche l'irraggiamento e la rumorosità. In funzione di questi vettori dato, poi siamo andati a implementare una soluzione di intelligenza artificiale, un algoritmo in particolare di ottimizzazione, di previsione, sia delle inefficienze, sia poi del set point ottimale di tutti gli utilizzatori, luci, climatizzazione e così via, per andare quindi a ottimizzare tutti i consumi di questo store fisico. Chiaramente l'esperienza utente non viene toccata, anzi viene un po' migliorata, nel senso che il sistema di intelligenza artificiale andava sia ad aumentare o diminuire la ventilazione all'interno dello store, sia ad aumentare o diminuire l'illuminazione nei posti in cui c'erano più persone, perché il sensore raccoglieva anche il rumore. Quindi una customer experience garantita e migliorata, a fronte di una diminuzione dei costi che abbiamo stimato, costi legati all'energia, che abbiamo stimato intorno al 20%, per cui un'ottimizzazione forte di quello che è la dimensione poi energetica e delle emissioni. Grazie mille. Passiamo la parola adesso a Francesca Saraceni, co-founder e CEO di Intellico. Grazie mille e grazie anche per l'invito. Allora, io vi presento Intellico, è un caso in particolare nell'ambito della supply chain che riguarda l'ottimizzazione dei processi di sviluppo nuovi prodotti, in particolare vi racconterò un caso che riguarda il settore del food, quindi diciamo sviluppo nuovi prodotti in ambito formulazione e ricettazione, quindi ambito chimico. Intellico, due parole per contestualizzarvi la realtà. Mi sa che non... Dimmi tutto, c'è un problema con le slide. Verde, giusto? Allora, vediamo se c'è qualcuno dello staff che può darci una mano. Ecco, è andato. Perfetto. E vi dicevo, mi soffermo un secondo perché sono emersi degli spunti interessanti nei precedenti interventi. E la cosa su cui volevo sottolineare, diciamo che è un po' l'area in cui operiamo come Intellico, è che sostanzialmente stiamo lavorando e lavoriamo per realizzare delle soluzioni che oltre a garantire l'accuratezza della predizione, che è ciò su cui in questi anni e ancora tutt'oggi ci stiamo focalizzando, quindi come fare in modo di trasferire alle macchine la capacità di ragionamento umana, sfruttando però le competenze e la forza computazionale delle macchine. Quindi accuratezza di predizione, il rischio in questo momento, come avrete sicuramente sentito insomma anche da vari approfondimenti che ci sono sull'argomento, è quello di non poter però capire come l'algoritmo ha ragionato e quindi rischiamo di perdere del valore informativo. Allora, come Intellico stiamo lavorando in maniera specifica nell'utilizzo di queste tecniche, che sono appunto delle tecniche che rendono spiegato il risultato. L'esempio che vi porto per farvi un caso concreto è appunto, vi dicevo, settore del food. L'obiettivo era, date determinate caratteristiche del nuovo prodotto che vogliamo realizzare, in questo caso industria dolciaria, quindi immaginate ad esempio nuove produzioni di tipologie di caramelle, l'obiettivo era definite le caratteristiche che voglio ottenere sulla mia nuova variante di prodotto, come devo mixare i miei ingredienti a monte, cercando di valorizzare quelle che sono delle ricette possibilmente già presenti. Questo a cosa ha portato? Ha portato sostanzialmente alla possibilità di affiancare il team di ricerca e sviluppo con un sistema, si chiama Grafo, che permette, come vedete, non soltanto di ricevere, ad esempio, la lista delle ricette che più di altre si avvicina a quel risultato e quindi da cui partire per ridurre il numero delle prove in laboratorio. Ma in realtà spiega, ogni nodo è una ricetta, spiega esattamente il cluster da cui partire, quindi quello in scuro ad esempio è quello che più si avvicina al risultato desiderato, ma soprattutto
a che distanza sono le altre ricette? Quindi il tema della spiegazione è qui dove entra, ovvero predico, quindi fornisco la predizione di quello che è il miglior punto di partenza, ma spiego anche il perché. Quindi il perché potrebbe essere perché c'è un elemento di viscosità o magari c'è una caratteristica legata a un determinato ingrediente, non so, il burro di cacao, per farvi degli esempi pratici che poi sono quelli emersi, che più di altri mi permette di avvicinarmi al risultato desiderato. Quindi ci tenevo a sottolinearlo perché uno dei temi che anche ho visto emerso molto oggi è proprio quello di dire questo timore di utilizzo dell'intelligenza artificiale, come in qualche modo poterlo come dire, rassicurare. La strada che noi stiamo cercando di promuovere è proprio questa, quindi dare alle aziende, dare agli utilizzatori degli strumenti che permettano non solo di conoscere bene l'algoritmo come è stato creato, ma di fidarsi del risultato e nel fidarsi quindi di spiegare esattamente quali sono il ragionamento e le variabili che sono state prese in esame per arrivare a quella specifica predizione. Non avere paura dunque di queste nuove tecnologie. Esatto, perché oltre al linguaggio credo ci sia proprio un tema di permetterci come quindi individui di continuare a essere alla guida di questi processi decisionali e quindi insomma sollevare dalla preoccupazione che la macchina possa a un certo punto sostituirci. Assolutamente, grazie. Andrei avanti, Antonio Catapano, co-founder e CEO di Wenda, anche a te la stessa domanda. Ci sono delle slide anche in questo caso, allora proviamo a vedere, credo che sia la freccia, ecco. Ok, entriamo. È tutto a posto? Perfetto, sì, bene, partiamo da qua allora. Grazie. Prego. Entriamo direttamente su delle applicazioni legate alla supply chain e quindi noi ci occupiamo di operatività in supply chain che sono tra di loro connesse o cercano di essere connesse, assicurando visibilità e avendo individuato nell'intelligenza artificiale la chiave abilitante per far sì che ci siano processi di digitalizzazione, come si diceva anche prima. Abbiamo scoperto appunto che circa l'80% del tempo delle risorse sono impiegate a fare delle operazioni ripetitive come data entry manuale per tutta la serie di documenti che sono fortemente presenti nella supply chain. Se voi pensate a documenti che servono per le spedizioni all'interno sia degli stessi paesi, ma se poi andiamo a livello internazionale ce ne sono una quantità notevole, che vengono inseriti in diversi sistemi informativi che di solito sono pensati a silos o nati a silos e poi integrati con l'andare avanti del tempo. Quindi quello che noi abbiamo fatto è cercare di utilizzare appunto modelli di intelligenza artificiale che leggendo dati che provengono tramite sistemi come email, file, PDF, Excel, eccetera, possono essere utili a creare dei processi di supply chain. In particolare, quindi, tutta la parte di dati che vengono contenuti o perché allegati di email, ad esempio, o perché contenuti nel corpo di email, e quindi con applicazioni di modelli che si basano sul linguaggio naturale, si possono ritrovare quei dati che poi possono essere utilizzati e formattati, quindi passare da un sistema destrutturato di informazioni a un sistema strutturato, basato su dati strutturati, che poi possono essere inviati ai sistemi gestionali dell'azienda stessa, siano TMS, VMS, oppure portati sulla nostra piattaforma per seguire appunto quei processi di supply chain che questi documenti di fatto abilitano. Pensate appunto, un esempio classico è pensare a un bill of lading che serve per avviare un processo di track and trace e il documento DDT possa essere come strumento di ingresso per delle attività di magazzino e quindi ricevimento merce fino ad arrivare sul terminale dell'operatore che accetterà quella merce. L'abilitazione è cercare di utilizzare questi strumenti per strutturare quei dati che altrimenti verrebbero messi dentro come data entry. Quindi di fatto nella scoprire delle supply chain che vogliono essere tra di loro connesse si cerca tramite l'intelligenza artificiale di abilitare tutti questi processi per assicurare la visibilità e la collaborazione tra gli attori. Siamo un'azienda che è nata qualche anno fa, è stata finanziata da investitori italiani e non italiani e quindi con un team estremamente giovane e concluderei dicendo anche che anche con ragazzi data scientist abbastanza giovani abbiamo potuto portare in produzione, ed è vero è difficilissimo, più di 15 modelli sia in Italia che all'estero. Grazie mille. Allora, adesso abbiamo ancora
un po' di tempo, prego, anche con gli applausi ci mancherebbe, meritatissimi. Voi siete delle aziende che si sono addentrate nel settore dell'intelligenza artificiale da qualche tempo, lo state facendo molto bene, lo avete anche raccontato. Abbiamo visto, sono tante le micro, piccole e medie imprese che hanno anche timore proprio, no? Muovere i primi passi in questo settore, ma per chi si occupa di supply chain, sapreste dare un consiglio appunto su come cominciare quantomeno? Vi chiedo massimo 2 minuti a testa proprio per poter dare dopo spazio anche alle altre domande. E ripartiamo da te, Veronica. Un consiglio per chi si occupa di supply chain, prima di tutto non farsi trascinare né dall'hype super entusiastico né dalla paura. Come è già stato ripetuto nei panel precedenti, l'AI è una tecnologia abilitante ed è un pezzettino grande, però un pezzettino della trasformazione digitale, che a sua volta è uno strumento per farci fare meglio il nostro lavoro in modo più efficiente. Per cui il consiglio, prima ancora di iniziare a raccogliere i dati, che è sicuramente la base per implementare queste soluzioni, è fare un ragionamento, un business process reengineering, un'analisi, un qualche tipo di valutazione rispetto a quali sono i colli di bottiglia dei processi. La supply chain in questo momento è fatta da tanti processi che si strutturano uno dietro l'altro e che devono funzionare bene. Se funzionano bene, allora tutto funziona e siamo felici. Ci sono però sempre degli aspetti, dei colli di bottiglia, delle situazioni in cui si inceppa qualcosa. Quelle sono le situazioni migliori in cui applicare soluzioni di intelligenza artificiale e più in generale soluzioni di trasformazione digitale, perché poi parliamo anche di quello. Quelli poi sono gli aspetti che fanno cambiare, che fanno adottare le soluzioni. Quello che vediamo noi in MIPU è che la sfida grande non è implementare la soluzione, l'hanno già detto, la sfida grande è adottarla e fare sì che generi valore. E per generare valore la soluzione deve essere fatta bene, ma deve essere anche utilizzata. Spesso le soluzioni vengono fatte, sono fatte, sono bellissime, ma non le usa nessuno, e quindi rimangono in vetrina. E quindi ecco, questo è un po' il tema. Grazie. Veronica Buizzi, parola a Francesca Saraceni. Ma, allora, da parte mia, un po' per differenza anche con quello che è stato già detto, io mi direi di dire sperimentare. Credo che non si senta, esatto, sopravvicinati i microfoni. Sperimentare perché attraverso la sperimentazione c'è la possibilità di capire qual è lo stato di maturità da cui si parte, quali sono davvero i dati che servono, come poter iniziare a delineare un'infrastruttura e quindi a fare degli investimenti mirati per raccogliere i dati che davvero servono. Quindi non a caso metterei nell'ordine proprio sperimentazione, data governance, infrastruttura, con l'augurio di riuscire a non fare quello che è accaduto con la prima era di digitalizzazione, che penso ce lo ricordiamo tutti, in cui si è fatto tanto sviluppo custom, si è reinventata la ruota, quindi credo che abbiamo tutti in casa un fantastico sistema ERP gestionale super customizzato. Ecco, in questo momento io per le AI vedo un tema diverso, e cioè capire come selezionare e capire un po' meglio cosa davvero ci serve, perché c'è un mercato in questo momento che è molto frammentato, quindi il problema non è rifaccio un qualcosa o comunque creo una soluzione ad hoc, il tema è capire cosa ci serve, capire dati da raccogliere e poi andare sul mercato e dire ok, questa soluzione la si può sperimentare. Quindi questo è il mio suggerimento, soprattutto sulle realtà medio-piccole. Grazie dove l'investimento va ponderato molto bene. Con molta attenzione. Grazie Francesca Saraceni, parola ad Antonio Catapano. Consigli, forse non sono la persona più indicata, perché io vedo la vita con le aziende come parte di un percorso e quindi la possibilità di capire a che punto di questo percorso sia noi e sia l'azienda stessa che vuole iniziare il percorso. Quello che vedo, che posso dire, è che trovo tantissima difficoltà a far passare dei concetti, delle nuove idee, tutto ciò che è nuova tecnologia o innovazione per delle imprese che non hanno quel DNA innovativo e che quindi aspettano la soluzione a pacchetto, la soluzione a scaffale. Quindi identificare chi sono le imprese con cui
puoi fare questo discorso, è difficilissimo. Allora, quando tu entri anche con piccole e medie imprese che hanno nel DNA, questo, soprattutto per l'imprenditore, questo concetto di aspirare a qualcosa di più per la loro azienda, di fatto ci sono i problemi di costi che di solito coincidono quante persone elimino per fare questa cosa qui, che di solito non è così, perché le persone che stanno facendo un lavoro, a volte io credo anche non altamente qualificante per la loro stessa vita, di data entry manuale, di dati di fatturazione, di una fatturazione passiva, per fare un esempio reale, non è un lavoro molto gratificante rispetto al controller che guarda il risultato di un motore applicato a quell'attività. Quindi far capire che non c'è soltanto da tagliare dei posti di lavoro, ma un'evoluzione nelle figure di queste persone è sicuramente una parte importante. Come importante è poi cercare di avere degli obiettivi chiari e condivisi, perché se leggere 50 pagine di una packing list, che ci metterei mediamente un po' di qualche minuto, farlo con l'intelligenza artificiale, qualche campo non è stato proprio riconosciuto nel modo più perfetto possibile, perché più ne arrivano di questi documenti, più quel modello potrebbe essere allenato in modo decente, riesci a capire che l'aspettativa viene messa molto in alto, forse anche figlia di tutto quello di cui si parla in questi tempi. Assolutamente, grazie mille. Ci resta veramente un minuto, ma se per caso c'è una domanda dal pubblico, direi che vale la pena approfittare di questo momento. Vediamo se c'è qualche mano che si alza. Eccolo là. C'è una domanda? Prego, le chiedo di presentarsi. Sì, io farò il prossimo intervento. Sono Fabio Bentivegna e sono Digital Coordinator del PID. Lavoro in Promos, mi occupo di marketing. E siccome uno dei temi centrali per noi è interfacciarci con il target di imprese di cui abbiamo parlato, delle piccolissime, il PID nasce, poi lo spiegherò, comunque una delle funzioni cardine è quella di diffondere la cultura 4.0. Fortunatamente lo facciamo in un territorio che è fertile. E come avete ben detto, l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie abilitanti. Oggi come PID abbiamo voluto questo approfondimento perché stiamo lavorando, stiamo sperimentando. Ecco, sulle piccole e medie imprese, sulle resistenze, avete dato sicuramente dei consigli utili. Tenete presente che c'è una rete di giovani digital promoter che incontrano le imprese. Quindi quando noi incontriamo le imprese facciamo prima un check-up con loro per vedere qual è il loro livello di innovazione, perché poi sapete meglio di me che i fondamentali di un'impresa sono sempre gli stessi. Cioè produrre e vendere o commercializzare e vendere. Quindi individuiamo quali sono le aree di debolezza e iniziamo a tracciare dei percorsi di trasformazione digitale. E banalmente va bene, il tema di fondo è il cambio di cultura organizzativa. L'abbiamo visto banalmente con l'introduzione del CRM, puoi fare un CRM bellissimo, ma il vero tema è di cambio di cultura organizzativa e di adozione di un modello. Quindi arrivo alla domanda. La domanda sull'intelligenza artificiale, un po' come sulle altre tecnologie abilitanti, mi è piaciuto molto il caso che lei ha descritto sulla supply chain, dove voi intervenite e ottimizzate determinati pezzi di processo. Ma noi incontriamo una molteplicità di imprese piccole di vari settori. Quindi mi piacerebbe vedere da qualche parte una verticalizzazione di soluzioni in un'ottica di matrice settore tecnologia abilitante. E questo è un po' quello che vedo che le imprese fanno in qualche modo fatica a trovare. Se su questo avete degli spunti o avete dei trend di qualcuno che si sta muovendo, parlo dei settori dall'agroalimentare alla moda e così via. Grazie. Tema fondamentale anche questo, so che non è facile, vi chiedo 30 secondi a testa per la risposta. Ok, sarò rapidissima. L'intelligenza artificiale presa come intelligenza artificiale fallisce. Deve essere trascinata da una necessità di business, cioè business driven, l'AI business driven funziona. Quello che vediamo in effetti, quello che vedo io in effetti sul settore è che praticamente tutti quelli che propongono soluzioni di intelligenza artificiale la propongono perché è intelligenza artificiale, non perché risolve dei problemi. Ci sono poi una serie di aziende piccoline che invece si inseriscono in nicchie di sviluppo, che quindi vengono chiamate di solito tipo noi, MIPU, siamo in realtà inseriti nella nicchia di sviluppo dell'ottimizzazione degli impianti, quindi impianti industriali, impianti della città. Conosciamo molto bene gli impianti. Io sono ingegnera, il mio team è fatto di ingegneri e data scientist, ed è quello forse la differenziazione, cioè riuscire
a portare a bordo chi conosce il dominio in modo che possa calare l'intelligenza artificiale nel dominio, perché presa da sola è come dire voglio fare la matematica, voglio fare la statistica. Sì, lo puoi fare, però devi capire dove. Quindi forse, non so se poi ho risposto alla domanda, nel caso poi avremo modo di discuterne anche dopo, però ecco, quello che vedo io un po' è questa interpretazione. Grazie mille. Sì, io dunque non sono certa che la soluzione, diciamo, di intelligenza artificiale abbia delle profonde specificità diverse tra il caso dell'applicazione nella grande, media o piccola, mi spiego meglio. Tipicamente il proporre delle soluzioni di intelligenza artificiale vuol dire tradurre un problema business che mi risponda a una domanda business, quindi obiettivo analizzare meglio i miei clienti, voglio fare delle pianificazioni di produzione più puntuali, voglio ottimizzare i miei consumi energetici, che sono tipicamente dei problemi che in realtà trovo in tutte le aziende. Quindi la difficoltà business che mi sottopone una medio impresa, tipicamente se vado all'essenza è analoga a quella che mi arriva dalla grande impresa. Quindi questo per dir cosa? Che non sono convinta che serva, ecco, necessariamente una distinzione. Probabilmente potrebbe aiutare rendere il percorso di sperimentazione più immediato laddove il contesto è quello della piccola o media impresa. Più immediato vuol dire un po' più guidato, perché la grande impresa, quella che noi troviamo tipicamente, ha anche una struttura dietro di professionisti che possono tradurre poi come utilizzare queste tecnologie. Quindi forse mi verrebbe quasi più da dire come accompagnare, in che modo diverso si potrebbe accompagnare una sperimentazione tra la piccola e la grande. Forse io li vedo un po' più un differenziale su cui ragionare, quindi grazie anzi per lo spunto. Niente, direi, parlando a livello di modellistica, di modellizzazione di esempi concreti e reali, ciò che può essere valido per una grande impresa o medio-grande impresa potrebbe essere valida anche una più piccola. Un esempio realissimo, un'azienda che fornisce servizi di trasporto per movimentare dei colli da un punto A a un punto B sul livello nazionale di solito riceve un certo quantitativo di mail in cui tra i rapporti che si instaurano tra i dipendenti delle entrambe le imprese c'è una certa familiarità a scrivere in linguaggio naturale la richiesta del servizio, la sua quotazione, eccetera. E quella impresa grossa deve movimentare dei pallet con un certo numero di colli da un magazzino verso il cliente che ha richiesto quel servizio. La stessa cosa succede per un piccolo agricoltore che a un certo punto deve movimentare il suo pallet di ortofrutta, vado proprio sul concreto, al mercato generale di Milano, perché c'è una necessità di stracciare da parte del mercato tutta la merce che entra nel mercato quotidianamente e dalla parte della piccola impresa dare il DDT al trasportatore che porta la merce. E la richiesta è, in tutti questi passaggi, dove l'intelligenza artificiale, dove le soluzioni possono dare un concreto vantaggio? Beh, partendo da quel documento di carta, facendolo operare in modo digitale ma finalizzato a un processo reale, il modello applicato al documento digitale della grande impresa e il piccolo è praticamente lo stesso. Grazie mille, grazie dunque a Veronica Brizzi, Francesco Saraceni, Antonio Catapano per aver raccontato la vostra esperienza. Parliamo adesso di un altro settore, customer service. Lo faccio chiamando qua sul palco Francesco Ciuccarelli, Chief Information and Technology Officer di Alpitour, Gianluca Ferranti, Global Head of Innovation Development di Covisian e Luca Manara, co-founder and CEO di Anghess. Prego, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, partiamo con Alpitour. Alpitour, che sappiamo si occupa del settore vacanze e naturalmente l'attenzione al cliente è fondamentale per la vostra azienda. Vi chiedo in che modo, quali applicazioni, quale tipologia di strumenti inerenti all'intelligenza artificiale state usando? Sì, eccole. No, aspettavo le slide. La slide, ce l'abbiamo. Come per magia. Eccoci qua. Ma io lo so che molti si staranno domandando, ma se Alexio ci ha spiegato che con un prompt interrogo ChatGPT e mi pianifica una vacanza, qual è il futuro di Alpitour? Certo. Allora, ce lo siamo domandati anche noi quando abbiamo iniziato a,
a giocare con questi strumenti, e la buona notizia è che mettendoci le mani abbiamo capito che forse qualche speranza c'è. Ma la prima cosa, come diceva anche qualcuno prima, è sperimentare, cioè andare subito a capire quali sono le potenzialità di queste tecnologie. Io vado velocemente avanti, vi risparmio la presentazione di chi siamo, per raccontarvi che il nostro viaggio attraverso l'intelligenza artificiale in realtà inizia un po' da lontano. Oggi si è fatta anche un po' di distinzione tra diverse tipologie di intelligenza artificiale. Noi da quando ci siamo resi conto delle opportunità appunto legate a questi strumenti abbiamo iniziato a lavorarci con, diciamo, la versione precedente, chiamiamola così, dell'intelligenza artificiale, e poi pian piano abbiamo fatto tante esperienze, abbiamo imparato tanto da quello che abbiamo sviluppato prima come laboratorio, poi con un centro di competenze interno, poi lavorando molto con i partner e i fornitori di tutti i tipi. Anche questo è un tema che è stato discusso molto: si può lavorare con le start-up, si può lavorare con i centri di ricerca, si può lavorare con i propri fornitori, che sono sempre la prima fonte di innovazione. E la prossima frontiera, il prossimo passo, sarà quello di potenziare questo centro di competenze appunto con competenze specifiche di questo tipo di intelligenza artificiale che, di nuovo è stato detto molto, attraverso il linguaggio, la padronanza del linguaggio, sicuramente aiuta in quel tipo di attività che è il contatto con il cliente di cui noi viviamo. Cosa stiamo facendo? Distingo in due ambiti perché è molto importante. Altra cosa già detta, sono tecnologie general purpose, quindi in tutte le attività dell'azienda c'è un possibile ambito di applicazione. Nel mondo business noi in particolare ci siamo concentrati su un tema di ricerca nei portali B2B, B2C, tendenzialmente si cerca un itinerario di vacanza per destinazione, per aeroporto di partenza, per data di partenza e di arrivo, numero di passeggeri, eccetera. Questo può essere sostituito da un prompt. Stiamo interrogando i nostri dati con un'interfaccia conversazionale, quindi non più dashboard ma domande. Quello che ho messo in evidenza è un esperimento che stiamo facendo sul customer service, sostituire, cioè un lavoro fatto oggi da un gruppo che si chiama Travel Editors, con un motore di intelligenza conversazionale. Qui la tecnologia di base è in effetti GPT, che è stata però collegata ai nostri dati. Che domande iniziamo a fare? Qui forse è un po' piccolo, però abbiamo di fatto collegato il modello e la tecnologia ai nostri dati, per esempio per chiedere dov'è che potrei andare alle Maldive a fare un certo itinerario. Certo. E poi magari spiegare che, non essendo un sub, mi farebbe piacere capire che cosa c'è in aiuto, e in questo caso, devo dire, senza particolari necessità di istruzioni, il sistema mi dice che c'è vicino un centro. Una modalità molto accessibile. Ma qual è la differenza? Questo è molto importante, perché queste cose noi le facevamo anche prima. Qui non abbiamo avuto bisogno di insegnarglielo. Certo. L'ultima domanda, poi chiudo. La tartaruga Carolina, che viene fuori in maniera così, diciamo, estemporanea, non è un qualcosa che il sistema conosce, però l'ha dedotto andando a guardare nei dati il fatto che nella riserva naturale di un nostro villaggio esiste effettivamente una tartaruga con quel nome, che per lui è un'informazione come un'altra, non conosce, giustamente, non è intelligente, non conosce l'oggetto tartaruga, ma tant'è. Grazie, grazie mille. Passo la parola a Gianluca Ferranti di Covision. Voi vi occupate proprio di fornire alle aziende servizi per la customer experience. Dunque, quali sono i servizi legati all'intelligenza artificiale anche più richiesti? Se puoi farci qualche esempio. Sì, allora, innanzitutto noi siamo proprio nel centro di questo, diciamo, di questo movimento legato all'intelligenza artificiale, perché noi impieghiamo 23.000 persone che ogni giorno gestiscono circa 1 milione di interazioni con tutti voi, che poi sono i clienti dei nostri clienti. E quindi, diciamo, il tema dell'uso dell'intelligenza artificiale per noi è di importanza vitale. Che cosa succede al mercato, come questo si sviluppa? E noi abbiamo analizzato 3 trend su cui andare a inserire i temi dell'intelligenza artificiale. Per la verità soltanto uno è quello che comunemente si attribuisce, cioè sostituisco l'essere umano con un chatbot, faccio rispondere a un automa all'interazione. Noi abbiamo iniziato a lavorare con l'intelligenza artificiale
tanti anni fa, sentivo Alexio che ricordava la storia, e i primi algoritmi che abbiamo utilizzato sono legati a efficienza operativa, la schedulazione delle risorse, il matching della skill dell'operatore col cliente corretto, il collegamento con i CRM e quindi diciamo l'introduzione di intelligenza a scala nella gestione delle interazioni. Da lì abbiamo lavorato su un secondo layer che è quello di inserire dei tool a supporto dell'operatore. L'abbiamo fatto diversi anni fa, abbiamo anche coniato una campagna di marketing che abbiamo intitolato Inoltre non invece, quindi l'intelligenza artificiale a supporto delle persone, non in sostituzione di, sempre in una logica, non so chi lo diceva prima, per content, su liberare tempo su attività a basso valore, non per sostituire ma per dare opportunità di mettere diciamo risorse qualificate su livelli di interazione. E questo ci ha portato ad esempio a cambiare le logiche con cui noi posizioniamo la nostra offerta, essendo in grado a questo punto di predire una serie di azioni, che azione faccio con un cliente. Quasi tutti i call center hanno tradizionalmente una metrica di efficienza che è il tempo medio che spendo in una conversazione col cliente. Noi grazie all'intelligenza artificiale l'abbiamo bypassato e abbiamo detto quali sono le azioni che posso fare che hanno un impatto futuro in linea con gli obiettivi del nostro cliente, possono essere di fidelizzazione, di qualità e via dicendo. Quindi abbiamo liberato l'operatore che sta al telefono, in chat, sulla mail, di un vincolo e gli abbiamo dato un'opportunità di sviluppo. E l'ultimo, che è forse il più recente, quello forse a cui tutti pensano, è quello di andare a inserire degli automi, dell'intelligenza non umana, nella relazione, nel dialogo con i clienti. Però anche qui l'abbiamo fatto ridando una nobiltà a quello che è il ruolo dell'operatore, tant'è che noi anche qui abbiamo pensato un modello che abbiamo chiamato di bot supervisor, dove in realtà usiamo i dati, e ribadisco, 1 milione di interazioni tutti i giorni sono, ecco, noi non abbiamo il problema di non avere i dataset, ne abbiamo in abbondanza, ma è quello di andare a inserire l'intelligenza che solo l'uomo ha nell'identificare di quali sono i punti di contatto, di frizione, di creazione di valore. Grazie mille. Passo la palla a Luca Manara di Anghess. Voi vi occupate, offrite servizi che permettono alle aziende di testare i propri prodotti. Ti chiedo di spiegarlo, lo spiegherai sicuramente meglio di me, anche qua che ruolo gioca l'intelligenza artificiale. Sì, quello che noi facciamo è, siamo una startup che è nata al Politecnico, abbiamo costruito un metodo e una piattaforma per testare prodotti digitali e ottimizzare la user experience e la customer experience, andando a testarli con un nostro panel di utenti. Abbiamo costruito un panel in giro per il mondo e mandiamo questi utenti sugli asset per essere testati anche per esempio in fase prototipale, per capire se un prodotto può essere sviluppato, deve essere sviluppato, se è una feature interessante oppure no. Sono metodologie che derivano dall'ottimizzazione della user experience. E, diciamo, io parlo di un'applicazione delle AI quando siamo chiesti internamente come potevamo fare meglio il nostro lavoro, quindi un tema di abbassamento costi più che un servizio offerto. E capite che per mandare tanti utenti che abbiamo in giro per il mondo a testare un asset, anche in fase prototipale, dobbiamo spiegargli cosa dovrebbero guardare, cosa dovrebbero fare, un prodotto nuovo che non conoscono. Per raccontargli questo abbiamo avviato una ricerca interna su come poter usare ChatGPT o strumenti simili per istruire gli utenti durante le fasi di test. E quindi adesso abbiamo dei, che io chiamo prompt engineer, cioè delle persone che si sono specializzate nel scrivere i prompt. Ne abbiamo stilato, abbiamo un Excel con 70, 80, 100 righe di prompt ognuno, in modo che poi vengono riutilizzati per spiegare e per creare l'output che poi viene mandato agli utenti per fare i test. Adesso stiamo studiando come può farlo automatizzare con le API e quant'altro, no? Quindi un tema di ottimizzazione dei costi dei nostri ricercatori interni che mandano gli utenti a testare i prodotti. Grazie mille. Vi chiedo rapidamente, in un minuto a testa, so che non è tanto, ma abbiamo bisogno di stare nei tempi perché la scaletta è molto ricca e soprattutto, come sempre, voglio lasciare spazio anche alle domande, di dare un vostro consiglio per cominciare, nel settore ovviamente customer service, a utilizzare l'intelligenza artificiale. Ripartire da te, Francesco. Ma il consiglio direi quello che è già stato dato, non farsi spaventare dalla complessità.
c'è veramente tanto materiale a disposizione. Noi stessi abbiamo iniziato con una persona che si è appassionata, poi abbiamo scoperto che tante altre lo stavano facendo a livello personale, quindi abbiamo creato un team virtuale che non esiste come organigramma, ma che raccoglie tutte le energie intorno a questo fenomeno. Quindi guardatevi dentro, capite cosa sta succedendo in azienda e magari scoprirete che mettendo insieme più teste fate quella persona, quella FTE come si dice in gergo, che serve per iniziare, ma fatelo. Poi dopo scoprirete quello che viene dopo, che è la complessità, l'eticità, la responsabilità. Muovere i primi passi. Però intanto avrete imparato. Intanto cominciare. Molto. Grazie. Gianluca Ferranti. Sì, allora, per me lo stimolo è legato al fatto che condivido quello che è stato detto in apertura questa mattina, che stiamo vivendo in un'epoca che potrebbe essere un cambio di paradigma. E come tutti i cambi di paradigma, offre grandi opportunità a prescindere dalla size. Quindi diciamo, quando le regole del gioco cambiano, il fatto di essere grossi, robusti, viene a essere meno rilevante che se si è piccoli, intelligenti e agili soprattutto. E abbiamo vissuto tantissime epoche, se guardiamo chi sono i colossi di oggi, non esistevano 25 anni fa, i colossi 25 anni fa ce ne sono pochi in giro che fanno la storia. E quindi credo che questa sia un'opportunità per tutte le aziende piccole, in un'epoca in cui queste tecnologie sono largamente diffuse. Non costano, condivido, spendo qualche centesimo a settimana per giocare su ChatGPT e quindi ritorna a essere un tema di intelligenza, di fantasia, di innovatività, di voglia di sperimentare. Questa è forse una delle poche cose che questo paese nella storia ha sempre mantenuto come leitmotiv. Quindi uno stimolo è quello di far tornare l'Italia in una nuova epoca al centro dell'innovazione. Grazie mille. Chiudiamo con Luca Manara. Io suggerirei quello che è stata la nostra esperienza, nel senso come diceva Luxottica, che di partire quello che è la conoscenza dei propri processi, abilitare la cultura, insegnare questi strumenti, cioè parlare di questo in azienda e quindi magari scoprirete che in fondo a destra c'è qualcuno che lo sta già utilizzando per fare quello che deve fare o gli piacerebbe farlo, lo comincia a utilizzare e magari poi quella diventa pure una professionalità. Io adesso, per ridere e scherzare, prima cercavo quanto è lo stipendio di un prompt engineer, non sto scherzando, esiste questa nuova professione in America, e ho letto che quello lì era $350,000 annui, vabbè, in America, quindi lasciamo perdere il confronto. Però ci sono, e non serve una laurea per fare il prompt engineer pure, quindi magari scoprite che potrete pure vendere questa professionalità in qualcosa che voi sapete fare bene, quindi si riallaccia al fatto che la conoscenza è il proprio settore, no? Quindi questo è il mio consiglio, di sperimentare in questo modo, abilitando con la cultura anche le persone che sono esse stesse sui processi di tutti i giorni a usare gli strumenti. E insomma, iniziamo a guardarsi intorno, mi sembra di poter dire, riassumendo. Allora, se per caso c'è una domanda, vi chiedo un'estrema sintesi anche proprio nella domanda, in modo da dare spazio ai nostri ospiti per la risposta. Nel caso, vediamo se c'è qualche mano alzata. Eccoci qua, arriviamo. Grazie, buongiorno. Mi chiamo Pietro Govoni, dell'Università Milano Bicocca. La domanda è di tempo. Cioè, dal momento in cui uno decide di iniziare a sperimentare, quanto tempo passa prima di avere qualcosa di vagamente utilizzabile? Grazie. Molto interessante. 20 secondi a testa. Poche settimane. Questa è la nostra esperienza. La velocità è sicuramente maggiore. Banalmente ci siamo persi di più ad attivare l'accesso enterprise alle soluzioni e quindi a non usare il ChatGPT disponibile all'utente finale che non a fare. La produttività è veramente, veramente elevata e poi noi lo facciamo insieme a tutto il resto, quindi settimane. Condivido, i tempi almeno di prototipazione sono istantanei, si può in una notte uno mette in piedi un software senza scrivere una riga di codice che registra una videochiamata, la traduce, la sintetizza e definisce le next action da fare e magari le pubblica sul proprio portale. Quindi questi sono i tempi con cui si può giocare con queste tecnologie. Sarei un po' più cauto poi nel farli scalare, nel senso che non dimentichiamoci che poi c'è tutto il tema della compliance, del GDPR e via dicendo. Faccio un esempio, non cito il cliente, noi in poche settimane abbiamo fatto un test su un processo di compliance su chiamate telefoniche, dove il processo attualmente è gestito da degli operatori umani che fanno il check, riascoltano delle telefonate e identificano 17 parametri.
in pochi giorni abbiamo messo insieme un sistema di intelligenza artificiale che performa meglio dell'umano e ha una frazione di costo e di tempo. Però poi ci sono tutta una serie di temi di tipo legale, ad esempio il GDPR ci pone dei vincoli su cosa si può fare e cosa non si può fare. Quindi diciamo che la regola è quella che abbiamo detto, credo, un po' tutti. Vale la pena iniziare a investire basso costo e rapidità per poi capire come evolve il mercato, la regolamentazione e quant'altro. Sì, direi anch'io pochissimo, poche settimane, anche... quando abbiamo lanciato quando è uscito ChatGPT, quel trend lì, abbiamo cominciato a fare un po' di awareness, cultura, provate, sperimentate, no? E ho scoperto 2 settimane fa che il marketing, a proposito di generazione di contenuti, si è creato pure lui la lista dei prompt e sta creando contenuti, no? E ne ha fatti una 50 che utilizza per comunicare sui canali. Poi noi siamo una startup molto, cioè le decisioni tipicamente non prendono molto, però è stato molto rapido anche in quel caso lì. Adesso stiamo sperimentando un altro modello generativo per creare dei prototipi da un prompt in modo da testarli straight away senza usare i designer che ti fanno il prototipo. Però sto parlando di prototipi digitali, quindi app, website, quello è un po' più lungo perché ancora non è così pronta. Però generare immagini ci siamo, no? Quello si può già fare e quindi per me anche quello ci possono volere giorni, credo, forse settimane, ma poco. Ok, quindi tempistiche molto più rapide di quello che forse potremmo aspettarci. Grazie a Francesco Ciuccarelli di Alpitour, a Gianluca Ferranti Covisian, Luca Manara di Anghess. Grazie mille. E chiamo a questo punto qui sul palco Fabio Bentivegna, Digital Coordinator di Punto Impresa Digitale di Camera di Commercio, proprio per presentare i servizi che Punto Impresa Digitale offre alle imprese. Buon pomeriggio. Grazie. Questo è il microfono. Vediamo se è già acceso, se no ci facciamo dare una mano. La slide c'è. Ecco, allora, brevissimo. La sentiamo. Brevissimamente vi avevo già anticipato un po', diciamo, questo workshop è nell'ambito del progetto Punto Impresa Digitale. E il progetto Punto Impresa Digitale nasce col piano Industria 4.0, si chiamava prima piano Industria 4.0, poi siccome il nostro tessuto imprenditoriale per la maggior parte sono piccole imprese, ecco che è diventato Impresa 4.0. Brevissimamente nelle slide, come vi avevo accennato, c'è il tema della diffusione della cultura digitale, quindi questo è uno dei momenti per diffondere la cultura digitale e stiamo trattando come tecnologia abilitante appunto l'AI, e i destinatari per il nostro target sono soprattutto le piccole imprese. Soprattutto quest'anno il progetto a livello nazionale ha preso, cioè, come focus il tema anche della doppia transizione digitale, che chiaramente è un tema che si incrocia a matrice con il tema delle tecnologie abilitanti. Qui brevissimamente riassume un po' qual è la pipeline dei servizi che offriamo alle piccole e medie imprese. Come vedete nell'asse in alto ci sono gli eventi, appunto i workshop e la formazione. Per esempio è appena partito un mini master per giovani laureati sul tema del marketing, che lo ripetiamo da diversi anni, che poi prevede un placement presso le aziende, di solito vengono tutti collocati, in cui abbiamo introdotto anche i temi di come utilizzare l'intelligenza artificiale nell'ambito del marketing, della costruzione dei funnel, eccetera. Le assistenze specialistiche, che sono degli incontri con degli esperti nelle varie tecnologie abilitanti, poi c'è un servizio di infobandi, sostanzialmente dare una visione trasversale di tutte le opportunità di finanziamento che ci sono per il nostro sistema imprenditoriale. E poi nell'asse sotto, come vi dicevo, vi sono i vari assessment, cioè il self-assessment fatto dalle imprese, in cui si ha un primo snapshot, una prima fotografia di come sono posizionati a livello di digitalizzazione nelle diverse aree aziendali, e poi c'è una rete di digital promoter, di giovani che sono stati formati e vengono continuamente, sono in un processo di formazione continua, che incontrano le aziende per fare un approfondimento e iniziare ad abbozzare dei primi piani di trasformazione digitale.
A valle di tutto questo, chiaramente l'impresa che già riesce a proseguire con le proprie gambe cerca nella rete dei fornitori le varie soluzioni, se no ci sono gli esperti o anche la figura di mentoring, che sono dei professionisti che mettono a disposizione del loro tempo per iniziare sostanzialmente questo percorso con le aziende. Una specificità che è solo di Milano che abbiamo messo in piedi è l'online check-up, cioè il tema del digital marketing è un tema molto sentito dalle imprese e quindi siccome avevamo delle competenze specifiche all'interno di Digital Promoter perché avevano seguito un percorso con Google di eccellenza digitale, fanno l'online check-up che non è altro che un incontro con le aziende, un approfondimento verticale per vedere come sono posizionati in termini di sito, in termini di e-commerce, in termini di SEO e in termini di social. Questa è una breve, una slide che riassume sostanzialmente quelli che sono stati i risultati in questi anni. Abbiamo un patrimonio di aziende di circa più di 10.000 aziende che si sono interfacciate con noi. E nei quattro pillar che vi descrivevo, che sono appunto eventi, workshop, sostegno, quindi bandi, e servizi e poi progettualità specifiche verticali. Poi ne vedremo una. PID per l'internazionalizzazione. Come vi dicevo nella mia presentazione, io lavoro per Promos Italia, che è un'azienda che si occupa di internazionalizzazione, è un'azienda del sistema camerale, posseduta principalmente dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. All'interno appunto della nostra attività abbiamo sviluppato, all'interno del progetto PID, il focus sull'export digitale, cioè fornire tutta una serie di informazioni e di servizi alle imprese per applicare le nuove tecnologie sull'export digitale. Poi vengo a un po' di spunti che mi sono stati utilissimi, no? Degli interlocutori ci sono stati prima, perché anche noi in azienda, appunto c'è stato questo processo, stiamo sperimentando l'intelligenza artificiale al nostro interno per efficientare dei processi di erogazione dei servizi ed è venuto proprio così spontaneo, cioè il collega che sta accanto magari ti scopri che già fa le slide utilizzando l'intelligenza artificiale o inizia a fare dei contenuti e quindi da lì anche con la nostra responsabile dei servizi digitali si stanno iniziando a sviluppare dei servizi verticali in tal senso. Storie di successo, chiaramente le storie di successo sono soprattutto le storie di successo non legate a noi ma legate alle imprese, no? Perché partecipano al premio Top of the PID, che è un premio nazionale e di solito il nostro territorio porta a casa sempre i primi posti. E poi tramite il bando SI che adesso di cui vi parlerò, perché è stato pubblicato oggi, e tante imprese hanno sviluppato delle soluzioni digitali molto, molto interessanti. Quarta edizione del premio Top of the PID, ve ne ho parlato. Queste un po' sono le sfide per il futuro, cioè doppia transizione, intelligenza artificiale applicata per noi, ma non solo al marketing, perché chiaramente è una tecnologia pervasiva, e tutti i temi legati, scusate vedo male, tutti i temi legati sostanzialmente al, anche al mondo della ricerca. C'è un progetto a livello nazionale col CNR dove si sta cercando sostanzialmente di veicolare delle domande delle imprese alla ricerca per dare dei contenuti e delle risposte concrete. Ecco qui quello che vi accennavo dell'intelligenza artificiale applicata all'interno della nostra azienda, degli esempi, no? Ce ne siamo accorti perché alcuni colleghi avevano iniziato e poi, come dicevo, soprattutto per efficientare dei processi interni, ma vi faccio un esempio, noi nella ricerca del buyer persona per le nostre imprese già utilizziamo processi di intelligenza artificiale. Adesso siamo in una fase in cui stiamo ragionando come applicare l'intelligenza artificiale alla nostra fonte dei dati, sia interna che esterna, e questo chiaramente è un lavoro, come ben potete immaginare, che richiede analisi anche predittiva, cioè analisi della SIS e analisi anche del 2B e dove si vuole arrivare.
Il bando SI, ecco, il bando SI è una delle call to action che chiamo qui alle imprese, che le imprese che sono presenti, le piccole imprese, è un bando che si ripete da parecchi anni, un bando di successo, è un bando regionale però in cui Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi investe 4 milioni di euro e ogni impresa può presentare delle progettualità con un minimo importo di 30.000 euro e riceve, diciamo, un abbattimento del 50% del 50% dei costi. Quest'anno il bando abbiamo dato una premialità a quelle soluzioni che hanno delle ricadute sul tema della doppia transizione. Inizialmente si voleva quasi renderlo esclusivo sulla doppia transizione, ma poi è stata fatta una valutazione per questo primo anno di dare delle premialità, ma non di renderlo completamente esclusivo per il tema della doppia transizione. Grazie. Niente, questo è un po' la sintesi. Ringrazio gli interlocutori con cui avrò piacere poi di interfacciarmi per capire sempre come poter adottare dei modelli a supporto del nostro sistema di imprese, che è quello che regge il nostro sistema paese. Grazie. Allora, grazie. Grazie a Fabio Bentivegna, Digital Coordinator di Punto Impresa Digitale. Vi ricordo tra l'altro che se aveste domande o in ogni caso voleste approfondire tutti i servizi di Punto Impresa Digitale alle imprese, sarà possibile anche parlare nuovamente con Fabio durante questo momento conclusivo che avremo al termine dell'evento, al termine della prossima sessione, durante l'aperitivo, appunto un momento in cui si potranno anche approfondire tutti i servizi offerti da Punto Impresa Digitale alle imprese. Grazie mille, grazie ancora. E dunque, adesso intanto che viene sistemato il palco, vi anticipo che viene il momento delle start-up. Abbiamo 9 start-up che sono nate, si sono sviluppate intorno all'intelligenza artificiale o quantomeno hanno fatto dell'intelligenza artificiale il proprio punto di forza. Io invito tutte le persone che verranno sul palco adesso a spostarsi innanzitutto dal lato della regia, in modo che poi sia più facile chiamarvi uno alla volta. E dunque appunto avremo questo momento per conoscere le storie di queste start-up, capire come stanno lavorando, come stanno sfruttando l'intelligenza artificiale. Brevemente vi spiego come funzionerà il programma di quest'ultima sessione. Ogni startup avrà tassativamente, non di più, 4 minuti per raccontare la propria storia, per spiegare il tuo lavoro, seguiranno poi 2 minuti di domande dalla platea, quindi se avete delle domande anche su questo preparatevi, ci sarà modo per farlo al termine di ogni racconto delle startup. Ricordo che questa sessione in particolare è stata curata dal team Progetti Internazionali Giovani e Startup della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, è proprio che mette a disposizione delle giovani imprese una piattaforma sia fisica che virtuale che permette appunto alle start-up, alle piccole e medie imprese di avere visibilità, di poter fare networking in qualche modo proprio per intercettare e promuovere giovani idee imprenditoriali promettenti. E dunque facciamo un applauso a queste start-up che adesso saliranno sul palco. Io chiamo innanzitutto Alessandro Nuara, CEO di EdCube. Grazie, benvenuto, grazie a tutti. E buon grazie. Pomeriggio. 4 grazie. Minuti per il tuo racconto. Allora, anche tu hai un problema di slide? Penso non siano partite le slide. Vediamo un attimo, intanto appunto ti ripeto le regole del gioco, perfetto. Perfetto, 4 minuti, al termine 2 minuti per le domande del pubblico. Prego. Buonasera a tutti, sono Alessandro Nuara, CEO e co-founder di AdCube, una piattaforma AI per l'ottimizzazione full funnel delle campagne di advertising online. Partiamo con una vecchia citazione, la follia per Einstein era fare sempre le solite cose ma aspettandosi risultati differenti. Oggi vi racconto un po' la follia del mercato del digital advertising, un mercato piuttosto recente ma caratterizzato da vecchie pratiche obsolete. Oggi i team di marketing per generare delle vendite devono guidare il cliente in diversi livelli del marketing funnel, dall'awareness del brand fino alla decisione finale d'acquisto. Per far questo devono creare centinaia di campagne su moltissime piattaforme, Google, Facebook, TikTok e così via, su tutto il marketing funnel. Per ciascuna delle campagne devono creare un target, un copy, una creatività e specificare le variabili economiche, quindi quanto vogliono investire su ciascun item e fare continui cambiamenti su ciascuna di queste campagne. Inoltre, oggi lavorano in modo piuttosto cieco su tutti
questi sotto-obiettivi senza una visione strategica su tutto il funnel. Il risultato è che ogni anno le aziende sprecano, buttano via il 26% del loro budget in advertising. E in un mercato in cui nuovi canali stanno crescendo in modo prepotente, le aziende si stanno portando dietro le stesse vecchie inefficienze. Per questo abbiamo creato AdCube, la prima piattaforma che è capace di ottimizzare le campagne di advertising in modo autonomo su tutto il marketing funnel. Quindi mentre le precedenti soluzioni erano focalizzate su specifici sotto-obiettivi, su specifici livelli, con dei suggerimenti, oggi con AdCube riusciamo a fornire un unico AI-based director che lavora su tutto il marketing funnel, andando a cogliere le interdipendenze, le interconnessioni tra diverse piattaforme. Attraverso, ovviamente, algoritmi di online machine learning che ogni giorno processano dati da tutte le piattaforme attive e prendono in modo del tutto autonomo delle decisioni volte a raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Obiettivi di vendite, traffico, revenue. In questo modo abbiamo creato il primo autopilot capace di lavorare su tutto il marketing funnel. Nella pratica, un grosso cambiamento nel mercato, perché l'advertiser non deve più saltare da una piattaforma all'altra, da un obiettivo all'altro, ma avrà una strategic vision di tutto il funnel. Nella pratica, ancora, significa ottimizzare ROI, ridurre tempi e costi e scalare su molti canali senza aumentare l'effort. È un mercato con enormi opportunità perché sappiamo che la spesa è enorme ed in crescita. Il nostro modello è quello di prendere una piccola fetta di questo advertising budget e ottimizzarlo, aumentare in modo vertiginoso il ritorno. Nei primi 6 mesi abbiamo già ottimizzato più di 3 milioni di budget dei nostri primi clienti, aziende, agenzie, portando un incremento di ROI molto significativo, fino al 30%, e riducendo drasticamente anche il tempo necessario. È un prodotto con un potenziale enorme anche perché è plug and play. L'onboarding è semplicissimo, puoi semplicemente registrare tutte le tue campagne e lasciare che l'AI lo ottimizzi su tutte le principali piattaforme attive sul mercato. Un grande progetto fatto da un grande team di esperti di AI, prima di tutto, applicata all'advertising. Vincitore di molti riconoscimenti in conferenze e iniziative internazionali. Grazie. Grazie mille. Grazie. Dunque, vediamo se ci sono delle domande. Chiedo in questo caso di alzare la mano, come sempre. Un momento per le domande, va bene, poi se dovessero venire in mente altre domande naturalmente c'è tempo per farlo anche al termine di questo evento. Intanto ti ringraziamo, grazie per il tuo intervento. Chiamo sul palco la prossima startup, chiamo Nicola Grandis, CEO di Ask27. Prego. Non sei tu? Ho sbagliato startup? Vieni qua e presentati. Mi sentite? Ci sentiamo. Allora, io non sono Nicola, ma sono Filippo Tamburini, di Cargoful. Ti chiedo scusa. Allora, Cargoful Filippo Tamburini, un applauso, grazie, scusate, co-founder e CEO di Cargoful. 4 minuti e poi 2 minuti per le domande, se ci sono. Prego. Grazie. Beh, buon pomeriggio a tutti. Come anticipato, sono Filippo e oggi riprendiamo un po' il discorso di supply chain, in particolare nel mondo del trasporto e trasporto su gomma. Oggi vi racconto un po' cosa facciamo e come applichiamo AI ai camion che vediamo sulle autostrade, ma prima vi dico perché adesso è il momento giusto per farlo. Abbiamo visto un po' di tema legato alla tecnologia. In realtà c'è una forte domanda di mercato in questo momento perché il trasporto sta cambiando e soprattutto negli ultimi 18 mesi ce ne siamo accorti. Quello che è successo è da una parte dimensione ordini sempre più piccola e dall'altra lead time che sono sempre più ridotti a livello di supply chain, in particolare quelle di lunga percorrenza, e il risultato è che il 70% dei carichi oggi sono parziali, quindi non riempiono un camion intero ma solamente un pezzetto. E l'implicazione per aziende di trasporto è che non trasportano più da A a B,
quindi con una tratta singola, ma devono fare multipli giri di presa, multipli passaggi in transit point e poi alla fine multipli giri di distribuzione. E in questo contesto queste aziende stanno facendo estrema fatica di fatto a sopravvivere, e perché ogni giorno le persone che si occupano di pianificazione saltano da 5-8 sistemi IT differenti per raccogliere le informazioni, spendono più di 4 ore a pianificare in maniera manuale e poi la restante parte della giornata è legata alle risposte, a quelli che sono clienti e stakeholder. Pensiamo che nel 2023 questa cosa non debba più essere possibile ed è per questo che abbiamo creato Cargoful, che è una piattaforma che ha l'obiettivo di mettere l'AI al servizio della pianificazione e del trasporto. E che cosa vuol dire in concreto? Noi di fatto abbiamo impacchettato una soluzione che ha l'obiettivo principale di accompagnare queste aziende nell'utilizzo di questo tipo di tecnologia. E lo facciamo con 3 step fondamentali. Il primo è l'integrazione, quindi ci integriamo a quelli che sono sorgenti dato aziendali, sia per estrarre quelli che ci sono i dati a disposizione, sia per, come si raccontava anche prima, mettere in piedi una struttura che permetta poi di raccogliere i dati in maniera da essere utilizzati efficientemente. La seconda parte è pianificazione, quindi andiamo a pianificare quelle che sono le flotte, quindi la distribuzione, e l'ultimo pezzo è il tracciamento di quello che succede sul campo e in tempo reale. Questo tracciamento ci permette di fare cosa? Di raccogliere dati fondamentali per poi nel corso del tempo andare ad accendere verticali di machine learning specifici su quelli che sono driver fondamentali, come ad esempio tempi di carico e scarico, piuttosto che tempi di viaggio su percorsi e su aree di tipo differente. I risultati che abbiamo sono legati sia da una parte alle persone che lavorano meglio, e lavorano meno e lavorano meglio, quindi salvano il 75% del tempo in termini di a livello di pianificazione, e dall'altra parte camion che viaggiano meno, che vuol dire meno costi di gasolio e meno emissioni di CO2 nel mondo. Lo facciamo con un modello SaaS che ha l'obiettivo, e ho voluto mettere anche un po' di pricing per farvi capire che è un approccio che è graduale, permette di rendere accessibile questa tecnologia, e quindi tecnologie avanzate con un approccio che è passo passo, quindi anche con aziende che hanno voglia di testare, di provare questo tipo di approccio, diamo la possibilità di farlo tramite software. Questi siamo noi, e abbiamo circa 1200 camion che viaggiano sulla piattaforma, con flotte che vanno dai 10 ai 500 veicoli, con il supporto sia di partner di tipo industriale che poi partner invece di tipo finanziario, e questo da diciamo un anno di operatività completa. Questo è il team di Cargoful, andiamo a unire un po' sia competenze lato diciamo operations e logistica più da diciamo dentro l'azienda, che legati al mondo della ricerca, che legati poi in realtà a operations e lato web. Grazie mille. Grazie a te. Grazie dunque Filippo Tamburini, co-founder e CEO di Cargoful. Ci sono per caso delle domande in particolare? Vediamo se c'è qualche mano alzata. Le domande arriveranno sicuramente successivamente, ti ritroviamo Grazie. Tra poco. Chiamo a questo punto Marco Rosmarini, CEO di Crono. Benvenuto e buon pomeriggio. Buonasera. Sono effettivamente io, Marco Rosmarini, Chief Operating Officer e cofondatore di Crono, la soluzione con cui stiamo rivoluzionando il mercato delle vendite B2B. E inizierei con una brevissima domanda per alzata di mano: chi lavora in ambito B2B tra i presenti? Un pochino. Quindi non sarà una novità per voi sapere che i team di vendita B2B ad oggi, specialmente delle società a forte tasso di crescita, faticano a raggiungere i propri obiettivi per principalmente inefficienza dei propri processi di vendita e mancanza di competenze per adattarsi a un mercato che è costantemente mutevole. Infatti, oltre il 50% dei venditori ad oggi non raggiunge la propria quota. Per inefficienza, quindi il 72% del tempo di un venditore è utilizzato in attività che non generano valore, il 72%, e il 97% dei venditori ritiene come prioritario sviluppare nuove competenze per reagire in modo veloce e dinamico ai cambiamenti del mercato. Ed è qui che entra in gioco Crono. Crono è una soluzione SaaS, quindi Software as a Service, una piattaforma che permette ai team di vendita B2B di lavorare su strategie di vendita outbound che sono guidate da dati per ottimizzare il proprio rendimento. Vediamo un attimo più nel dettaglio come funziona. Crono raccoglie e analizza dati e, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale,
aiuta il venditore a creare strategie ottimizzate di vendita. Con strategie outbound intendo ovviamente azioni B2B volte a generare opportunità di vendita. Queste azioni possono essere ovviamente svolte direttamente dentro la piattaforma. Inoltre, continuando ad analizzare in tempo reale i dati, Cronos suggerisce anche attività addizionali in modo proattivo, che sono volte ovviamente legate a trigger per ottimizzare il rendimento. È una soluzione intuitiva e facile da usare perché abbiamo parlato anche di produttività, quindi Crono è volta a far massimizzare il tempo di un venditore su attività che generano valore, quindi togliere, diciamo, il tempo perso su tutte quelle attività come data entry, pianificazione delle task, prioritizzazione, che ad oggi sono time consuming. È integrato nativamente con gli strumenti che già un venditore utilizza ad oggi, in primis i CRM, oltre a strumenti di utilizzo quotidiano di produttività come l'email, LinkedIn, per cui abbiamo sviluppato anche un'estensione che permette di comunicare, far comunicare LinkedIn con Crono e quindi a sua volta direttamente con i CRM anche. Abbiamo ovviamente tutta una parte di analitica che permette ai venditori e ai manager di vedere in tempo reale tutti i rendimenti e le performance. Parlando del team, oltre a me, come cofondatori ci sono Lorenzo Tiberi, CEO, e Alex Roggero, Chief Marketing Officer. Tutti e tre abbiamo avuto pluriennale esperienza nel mondo delle vendite B2B, sia in corporate, Microsoft, Viva Systems, Salesforce, sia in startup come Amity, Klondike e Team Leader. E Marco Maddione, il nostro CTO, che ha una pluriennale esperienza nel mondo dell'integrazione di software, l'analisi dei dati e machine learning. Abbiamo una storia piuttosto recente, siamo stati fondati luglio del 2022, quindi non troppi mesi fa. Tra settembre e ottobre abbiamo lanciato il nostro MVP sul mercato e ad oggi contiamo più di 40 clienti paganti. Stiamo adesso lanciando una nuova versione del prodotto con alcune ottimizzazioni e puntiamo a raggiungere i 100 clienti entro la fine dell'anno. Ah, sono stato velocissimo, per cui grazie mille, se vi interessa saperne di più, mi trovate. Grazie a te. Grazie dunque a Marco Rosmarini, CEO di Crono. Fermati un attimo che magari c'è qualche domanda. Chiedo nuovamente al pubblico di alzare le mani se ci sono domande. Per il momento no, vedremo più avanti, grazie. Io adesso chiamo intanto Filippo Furini, CEO di Doyle SRLS. Eccoci qua. Intanto è molto bello, un applauso per favore. È molto bello vedere veramente quante nuove idee nascono e si... Facciamo una prova, prova a vedere. Funziona? Funziona, funziona. No, dicevo, è bello vedere come tante nuove idee si sviluppano attraverso questi progetti, queste start-up che applicano poi la tecnologia dell'intelligenza artificiale in settori veramente molto diversi uno dall'altro. Quindi è proprio bello vedere come una stessa tecnologia può poi trovare applicazione concreta in tantissimi settori che vanno poi a migliorare la nostra vita di tutti i giorni. Prego. Buonasera a tutti, sono Filippo Furini e sono il fondatore e l'ideatore di Doyle insieme ad altri 4 imprenditori. Doyle è nato nel 2020 durante la pandemia perché diverse aziende avevano riscontrato l'esigenza di alcuni strumenti per la raccolta dei dati. Dati che abbiamo sentito oggi pomeriggio in tutte le salse, legate anche al tempo piuttosto che al time consuming, insomma, andiamo a parlare di qualcosa che oggi abbiamo già sentito, ma noi l'abbiamo cercato di applicare in un altro modo. Ho pochi minuti, provo a darvi maggiori informazioni e poi dopo magari ci possiamo risentire per le domande più precise. Allora, la raccolta dei dati e l'analisi dei dati per delle aziende innovative che vogliono crescere responsabilmente è di fondamentale importanza. Quello che di solito le aziende hanno sotto controllo, si spera, sono tutti i dati interni, cari, molto cari alle aziende. Ma l'aspetto dei dati esterni, ed è uscito prima con qualche collega che ne parlava, non tutti ce l'hanno bene a cuore. Ecco perché, mettendo insieme in relazione l'intelligenza artificiale rispetto all'intelligenza umana, che è un nostro binomio che ci teniamo come cavallo di battaglia, abbiamo realizzato un metodo che aiuta a ricercare migliaia di dati esterni in poco tempo, perché dire tempo reale non sarebbe correttissimo, ma in pochi minuti, che vengono analizzati e aggregati e che è operativo 24 ore al giorno. L'abbiamo chiamato crowd checking, che di fatto letteralmente si traduce in ascolto della folla. È semplice, di facile utilizzo,
ok? E di fatto non va a sostituire il lavoraccio che devono fare dei poveri dipendenti che magari si alienano a cercare dati ore e ore, no, tutti i giorni, ma viene applicato attraverso dei team virtuali che l'abbiamo sentito prima, mi è piaciuto chiamarli così, che non sono dipendenti staccati in un paradiso fiscale, ma sono di fatto algoritmi che applicano questo metodo in base all'esigenza. I team virtuali che abbiamo realizzato sono bene o male 6 e altri in fase di sviluppo. Quello più, diciamo, che ci sta a cuore, a parte quello dedicato alla web reputation o all'analisi di mercato, è quello legato alla sostenibilità. Sostenibilità che è un altro tema molto attuale e sul quale stiamo investendo parecchio, perché collaboriamo con dei ricercatori dell'università che ci permettono di sviluppare dei servizi che permettono alle aziende di rendicontare la propria sostenibilità in tempi molto rapidi piuttosto che con processi molto efficienti. L'ultimo in ordine di importanza è stato la Dynamic Materiality, ovvero la matrice di materialità dinamica che permette alle aziende di verificare la propria incidenza sulla sostenibilità in tempo reale. Di fatto tutto quello che noi andiamo a fare va a gestire una variabile che è di fondamentale importanza, che è legata al tempo. Questi sono i processi dei nostri servizi, quindi dei nostri algoritmi che vengono applicati in base alle esigenze dell'azienda. Il modello di business di fatto è una piattaforma dove c'è un abbonamento annuale e si divide in tre fasi, quella base, il professional e l'avanzato. Il team è diversamente giovane di imprenditori, ma che ci credono in un progetto innovativo, e la strada giusta, ce lo confermano qualche riconoscimento che sono dati in questi anni. Per il resto, grazie. Grazie mille Filippo Furini, CEO di Doyle, complimenti per il vostro progetto. Vediamo se c'è qualche domanda, dacci qualche secondo che magari si alza qualche mano. Direi di no, possiamo dunque passare al prossimo, grazie. Allora, spero di indovinare il nome, Xenia Chigibaiva di Neusonus, sì, ti chiedo di presentarti, ciao. Grazie e benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Prima cosa, mi chiamo Xenia, non sono proprio italiana, quindi se parlo e faccio qualche errore mi dispiace tanto. Va bene, noi siamo Neusonus e crediamo che un giorno un veicolo si fermerà per strada. Così parliamo sui veicoli e malfunzionamenti. E chi soffre questo problema di più è aziende del trasporto. Generalmente al punto quando il veicolo ha il malfunzionamento, dal punto quando ritorno in operazioni c'è il tanto per età di tempo, fino al 28.000 ore annualmente per azienda media del trasporto. E questo, insieme con qualche conseguenze diretti e indiretti del business, arriva al 21 milioni di perdita di ricavi all'anno. E questo è successo per due ragioni. Prima ragione è che l'età media del truck in Italia è 14 anni. E così costano 6 volte più in manutenzione comparamento con truck nuovo. E ragione seconda è eventualmente che nessuno sa che cosa esattamente è successo nel truck e quando e malfunzione dovrebbe succedere. E se diciamo che noi possiamo prevedere queste malfunzioni, in Neusonus abbiamo fatto questo sistema adattivo per la manutenzione predittiva per i veicoli e noi possiamo prevedere quando e dove esattamente in veicoli potrebbe successo qualche guasta. E il nostro prodotto è così. Dopo installiamo i nostri sensori dentro il truck, iniziamo a sentire vibrazioni durante delle operazioni dei veicoli. E così processiamo con il nostro motore a base di artificiale intelligenza e possiamo fornire l'estimazione del stato corrente dei veicoli, fare detezione delle anomalie e eventualmente prevedere quando e dove la malfunzione dovrebbe succedere.
E questo portano tanti vantaggi per business. Generalmente il controllo sempre in tempo reale del loro veicoli, affidabilità alta dei veicoli, riduzione del tempo downtime quando i veicoli non sono in attiva, ottimare le operazioni e generalmente salvare soldi. E con Neuson è possibile salvare più di 30% del costo della manutenzione. In altre parole, per il business, forniamo reputazione stabile sul mercato, clienti che sono contenti e generalmente il profitto che crescono stabilmente. Il nostro mercato è ancora giovane, ma volevo dire che sta progettando da allargare 10 volte in prossimi 7 anni. Ho parlato ancora per Trax, ma anche noi siamo applicabili per gestione di flotte più leggere, tipo car sharing, car rent e tutto questo, e potenzialmente anche per qualche produzione e manufatture. Volevo dire un po' che cosa abbiamo fatto ancora e dove stiamo andando. Noi abbiamo raggiunto il nostro primo brevetto sul prototipo di lab che abbiamo approvato e dimostrato sul laboratorio e abbiamo raggiunto 95% di accuracy della nostra software. E il prossimo 12 mesi pensiamo da andare sulla fase di fundraising e provare di fare il test sul campo con off-shelf software e anche fare incorporazione. Per la prossima fase pensiamo anche da migliorare la nostra tecnologia e scalare sul mercato. Questo grazie per il mio team, io con più di 10 anni di esperienza in Accademia di Engineering, il mio co-founder Leon con esperienza in sales and marketing e altre due persone, uno che parla meglio italiano di me. E così noi stiamo cercando i collaboratori e i partner su questa industria di trasporto da cominciare con il nostro testing phase. Grazie mille e se c'è qualche domanda chiedemi ancora o dopo durante il networking. Grazie mille a te, vediamo eventualmente se c'è qualche domanda, ne abbiamo una. Allora chiedo gentilmente di portare un microfono se possibile. E qua la domanda, arriva il microfono. E allora vediamo un attimo, le chiedo come sempre di presentarsi. Sì, sono Luca Delbon, presidente e fondatore di Tesla Owners Italia. Volevo chiederle, voi tenete conto anche dei parametri di emissioni nel vostro sistema intelligente e consumi e emissioni, perché generalmente le emissioni aumentano quando c'è qualche cosa che non funziona. Ho capito, grazie. Ok, noi ancora iniziamo con le cose guasti che successono con le cose meccaniche del macchino, ma dopo pensiamo anche da allargare sulle cose di elettroniche e anche fuel consumption e tutto di questo. Grazie, vediamo se eventualmente c'è un'altra domanda. Bene, allora grazie Xenia Chigibaiva di Neusonus. Do la parola adesso, chiamo sul palco Gennaro Calì, founder and CEO di OpenMall SRL. Benvenuto, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Ti sentiamo. Allora, noi come OpenMall vogliamo risolvere alcuni problemi che stanno affrontando oggi le aziende, come la difficoltà di ingaggiare i clienti, trovare dei nuovi canali alternativi rispetto a quelli tradizionali, offrire delle esperienze immersive, ridurre i costi di conversione e praticamente, ascoltando anche il mercato, c'è questo timore di passare al virtuale e perdere qualcosa sul fisico, quindi noi vogliamo mantenere questa integrazione tra il famoso phygital, insomma, quindi fisico e virtuale. OpenMall è un social commerce totalmente gestito dall'intelligenza artificiale, tramite una piattaforma 3D interattiva e la realtà mixata diamo la possibilità di incontro, domanda offerta tra store e utenti in un nuovo modo, tramite poi gli avatar, quindi sia di AI che delle persone che possono interagire tra loro, proiettando la possibilità di questa esperienza anche nel metaverso e quindi anche con la vendita di beni digitali e NFT. OpenMall è un brevetto registrato, abbiamo ottenuto anche la pubblicazione negli Stati Uniti a ottobre di quest'anno,
cioè del 2022, e quindi in questo brevetto è l'intelligenza artificiale in mondi immersivi utilizzando poi blockchain e estendendo poi l'esperienza al metaverso. La nostra visione disruptive è quella di rivoluzionare il modo di fare e-commerce. Lo vogliamo fare accompagnando, come si diceva oggi, passo passo le aziende in questi upgrade che possono essere anche traumatizzanti, come abbiamo ascoltato questa mattina. Questo è il classico sito di e-commerce che vediamo oggi. L'obiettivo è intanto inserire uno dei nostri assistenti virtuali conversazionali che possono aiutare la navigazione del sito, quindi non ho più una barra di ricerca dove metto una parola chiave che dovrebbe farmi trovare un prodotto, ma dialogo utilizzando il linguaggio naturale. Questi sistemi basati su machine learning e deep learning mappano i gusti, le preferenze, guidano e personalizzano le offerte dell'utente, più tutti i servizi ovviamente connessi all'esperienza dell'utente. OpenMall quindi parte da un marketplace classico dove, se io ho il mio sito di e-commerce, posso collegare delle API e creiamo un nuovo canale di vendita di un'azienda che ha già un sito di e-commerce anche su altre piattaforme. Se invece non, visto che oggi parliamo anche di microimprese, se non c'è un e-commerce, noi diamo la possibilità con il nostro CMS di crearsi la propria vetrina e il proprio e-commerce all'interno di OpenMall. L'evoluzione quindi, oltre all'assistente virtuale che mi guida nel processo di vendita, di acquisto e di suggestion, io ho la possibilità poi, l'evoluzione, di creare uno store virtuale. Quindi do la possibilità di passare da un classico sito di e-commerce ad una versione 3D interattiva dove mi muovo all'interno del negozio, che può essere o una replica dello store reale o anche una versione creativa. Ovviamente con tutti i vantaggi che ne conseguono. Questa è la versione invece che noi chiamiamo Metaverse Shop, ovvero la possibilità di avere avatar delle persone e avatar di commessi virtuali di AI che poi ci servono a recuperare tutta una serie di informazioni, come abbiamo visto oggi, cioè dati prelevandoli dalle conversazioni che poi sono utili a personalizzare le offerte, a mappare i comportamenti, eccetera. Questo è OpenMall, centro commerciale, per come l'abbiamo immaginato, quindi una grande piazza centrale da cui si estendono poi dei raggi che sono i singoli settori. Questa è la hall nel quale ovviamente all'interno noi prevediamo anche altri revenue stream legati a comunicazione, advertising, eccetera. Questi sono dei template che mettiamo a disposizione degli store che possono essere poi personalizzati, ma ovviamente possiamo creare poi dei progetti custom. All'interno l'evoluzione prevede l'utilizzo di tecnologie simil gaming, quindi di alta qualità, con l'utilizzo di avatar più performanti e con similarità umane come i MetaHuman. E ovviamente qui possiamo creare totalmente una personalizzazione con anche i famosi digital twin. Qui abbiamo un esempio di una sfilata virtuale che abbiamo creato utilizzando gli avatar, dove abbiamo fatto indossare vestiti che erano un poco più di un'immagine 2D, e quindi li abbiamo resi invece 3D e indossabili da un avatar che fungeva da modella. All'interno, oggi se ne è parlato anche di blockchain, noi abbiamo inserito un nostro token dove gli utenti, anche grazie a questa app di gioco, possono giocare, maturare dei coin che possono trasformare nel token, che è un altro modo per fare acquisti all'interno di questo ecosistema. Partiamo da OpenMall, ma queste tecnologie, visto che ci sono già delle richieste, le vediamo allargabili anche alle fiere, agli eventi, allo smart working, all'arte, alla cultura e ai viaggi. Quindi non a caso oggi puntualmente ne abbiamo visto degli esempi. Questo è un QR code nel quale tutto quello che avete visto oggi è raccontato, ci sono degli esempi, dei video, e quindi abbiamo reso animato quello che ho raccontato oggi. Bene, vedo grazie. Già chi sta cercando di rintracciare, esatto, lascialo qualche istante perché c'è chi giustamente c'è vuole inquadrare il QR code per poter eventualmente avere più informazioni. Molto interessante anche questo aspetto di applicazione, vediamo se per caso c'è qualche domanda, altrimenti ti ringrazio, grazie Gennaro Calidi, OpenMall. C'è una domanda, scusatemi, prego. Ciao, Matteo Favarelli, Another Reality. Un'informazione, è un'applicazione che prevedete l'installazione su device o via web?
come si fruisce? Allora, noi abbiamo due passaggi, una che è la versione 3D, che è ovviamente disponibile su qualsiasi device, quindi perché è un'applicazione web. La parte invece metaverso, che oggi noi a livello tecnologico potremmo anche implementare, ma stiamo aspettando di avere una massa critica di utenti e store per poter poi aprire ad una offerta molto più ampia, perché se oggi apriamo la versione metaverso basata su blockchain, non tutti hanno un wallet, non tutti spendono i 3.500 euro del nuovo device di Apple, e quindi il primo passaggio è una versione disponibile su qualsiasi device, quindi applicazione web. Grazie. Prego. Altre domande eventualmente su questo? Non vedo altre mani alzate, eventualmente ci sarà comunque tempo per farle anche in un secondo momento, come già detto. Dunque grazie e complimenti per il vostro lavoro. Chiamo adesso sul palco Fabio Clabot, CEO di Small Pixels. Benvenuto e buon pomeriggio. Grazie. Prego. A tutti. 4 minuti. Eccolo qua. Bene, e sono il CEO di Small Pixels, che è un'azienda nata a Firenze, è una startup nata da molti anni di ricerca nel laboratorio di computer vision dell'Università di Firenze. Per questo prodotto siamo partiti da alcuni problemi che vogliamo risolvere. Prima di tutto la qualità del video. La qualità del video è fondamentale per l'utente. E connesso a questo, un'esperienza povera proprio di fruizione video può far perdere revenue proprio agli operatori. Quindi lo abbiamo visto molto con... Non citerò chi, ma comunque ci sono dei problemi anche in Italia, legati anche poi alla connessione dell'ultimo miglio. E la connessione è cruciale, costa tanto anche una connessione video. Io ho più di 20 anni di esperienza in ambito video, media entertainment, ho lavorato nei principali, diciamo, operatori globali di intrattenimento, e so bene che questo è una spina nel fianco proprio degli operatori. Spendono anche fino a 1 milione per ogni singolo contenuto OTT, immaginando ad esempio Stranger Things di Netflix, che l'hanno visualizzato più di 15 milioni di persone. Abbiamo disegnato, dopo molti anni di esperienza, come dicevo, di ricerca, un prodotto che è stato, diciamo, creato proprio apposta per tutti quelli che si occupano di trasmissione di flussi video, non solo broadcaster, ma anche chi trasporta i flussi video per i broadcaster e anche enti che fanno produzione video. E un team di ricercatori, un'eccellenza globale proprio, professori in computer vision e ingegneri AI. Questa soluzione riesce a migliorare del 44% la qualità video e riducendo la banda fino al 50%. Ha vinto già diversi premi e si basa su Generative AI. Giusto due parole sulla delivery chain: possiamo attivare la nostra soluzione sia a livello di encoding, quindi in production, o anche in ambito client, quindi sul dispositivo, sul televisore o sul mobile device o PC. Questo è un grafico solo per dire che quello che stiamo dicendo non ce lo stiamo inventando, ma è ovviamente avvalorato da test, oltre che di, diciamo, qualità soggettiva ma anche oggettiva. Questi sono dei grafici proprio di misurazione della qualità oggettiva. Il WMAF è famosissimo, è uno standard che utilizza Netflix, l'ha inventato Netflix nel 2019, proprio per andare a misurare in maniera oggettiva e con un full reference la qualità video. È sostenibile, questa soluzione è sostenibile nonostante consumi tanto, l'AI è vero, l'abbiamo detto anche prima, utilizza tanta energia. La nostra soluzione è diversa nel senso che può funzionare anche su laptop, su mobile, che non hanno di per sé un grosso consumo, meno di 20 watt per funzionare. Chiaramente con delle reti neurali diverse che andiamo a ottimizzare proprio per quell'utilizzo,
Poi di conseguenza, dal momento che andiamo a fare un efficientamento anche della rete trasmissiva e quindi dei dati trasmessi, andiamo immediatamente a risparmiare in termini di energia, legge elettrica. Per trasferire un gigabyte ci vuole più o meno un kilowattora di energia, quindi si possono fare facilmente i conti di quello che può essere il saving. Di conseguenza l'International Energy Agency ci dice che ogni ora più o meno di streaming vado a consumare più o meno, a creare più o meno 8 grammi di CO2. Questo vuol dire chiaramente che c'è un efficientamento in termini di produzione di CO2, quindi per questo è sostenibile. Ho finito. Grazie mille. Sì. Bello vedere anche appunto come l'aspetto della sostenibilità possa essere tenuto in considerazione e mantenuto centrale anche quando ci si occupa di intelligenza artificiale, perché si era posto questo problema all'inizio di questo evento. Vediamo se ci sono delle domande, se c'è qualche mano alzata. Non ne vedo in questo momento, ne vedo una invece. Ecco che arriva il microfono, prego. Sì, qual è il vostro modello di business? Cioè, a chi intendete vendere questa soluzione? Allora, noi stiamo già andando dai maggiori broadcaster sul territorio internazionale e anche dai rivenditori che poi vendono a loro volta i broadcaster. Abbiamo notato che ovviamente è più facile avere una forza, diciamo, commerciale che un intermediario che ci aiuti. E proprio perché sono sul panorama mondiale sono pochi, però comunque è complicato perché sono in genere grosse aziende, non ci sono piccolissime aziende, quindi rivenditori di hardware e software per broadcaster e poi chi trasporta i flussi, quindi sono le telco e i fornitori di CDN sostanzialmente. Questi sono i nostri canali di vendita. I modelli sono sia a tempo, quindi a costo in base a quanto tempo lo utilizzo, quindi poi c'è flat mensile in base a quello che decide il cliente. Abbiamo anche un'altra modalità molto interessante che sta piacendo molto, che sarebbe il saving share. Sostanzialmente, se l'operatore, il cliente risparmia 300.000 euro all'anno, noi chiediamo una parte consistente. Bene, ci sono per caso altre domande su questo? Bene, allora intanto ti ringrazio, grazie Fabio Clabot di Small Pixels. Chiamo invece sul palco Andrea Pucciarelli, Sales Manager di UserBot. Grazie. Buongiorno e benvenuto, buon pomeriggio. Grazie. Io sono la sottile linea che separa l'aperitivo. Ben detto, esattamente. Quindi grazie che startup, siete sopravvissuti e siete ancora qua. Siamo tutti all'ascolto. E io inizio per Uke, quindi inizio per ultimo, come sempre. Allora, innanzitutto buonasera, grazie a tutti. Sono Andrea Pucciarelli, Sales Manager di UserBot. Parleremo di intelligenza artificiale. Conversazionale. Quindi quello di cui ci occupiamo noi è di automatizzare conversazioni. Laddove ci sono conversazioni, noi possiamo intervenire, siano esse conversazioni con i vostri utenti, clienti esterni, ma anche interni alle aziende. La nostra soluzione nasce come soluzione per il customer care, negli anni è stata adottata poi anche per automatizzare conversazioni interne alle aziende. Quello che facciamo, abbiamo una piattaforma che si chiama AI Studio, dalla quale possiamo gestire il nostro assistente virtuale, non lo chiamiamo chatbot, al quale poi possiamo montare su ad esempio degli umani digitali, avatar fotorealistici con cui si può interagire anche con la voce, che interagiscono ovviamente in video, che possono essere installati su supporti fisici, ad esempio Totem. Abbiamo poi anche la possibilità di automatizzare le conversazioni vocali, il tutto per andare a creare una digital workforce, cioè quindi avere con voi il nostro assistente, i nostri assistenti virtuali che svolgono compiti e conversazioni per la vostra impresa. Questo è un esempio che, se mi avessero permesso di avere le slide video, si sarebbe animato, ma voi fate finta che si stia animando e siate contenti di questo. Quindi, come vi dicevo, umani digitali, qui avete un esempio di installazione su un Totem, ma chiaramente, ecco, si parte, no? Dal bot testuale. Anche noi integriamo GPT, lo facciamo già da anni, la nostra azienda esiste dal 2017,
E già da molti anni noi lavoravamo con GPT-3. Abbiamo la possibilità di utilizzare GPT in quelle che sono ad esempio le small talk, ma crediamo che naturalmente, e qui mi faccio un po' anche a quello che è stato detto in precedenza, che nel momento in cui si va in produzione non si possa prescindere da un bot addestrato come Dio comanda e che abbia chiaramente un addestramento sorvegliato. Il nostro business model noi lasciamo come SaaS puro. Il prodotto poi ha mantenuto le caratteristiche di un prodotto SaaS al 100% in termini di facilità di utilizzo anche lato cliente, però il nostro approccio si è evoluto da un punto di vista molto più consulenziale. Ci rivolgiamo quindi anche a enterprise, come vedrete poi abbiamo anche clienti di medie e grandi dimensioni. Per quanto riguarda il nostro team, chiaramente qui abbiamo evidenziato la parte apicale, quindi il nostro founder e il nostro CEO che hanno già grandi esperienze di aziende, di startup, oltre che un background in consulenza come alcuni del nostro team, oltre a tutti i developers e poi anche a me che sono, diciamo, della parte sales. Qui per darvi un'idea di quelli che sono i nostri clienti, vari, tantissimi in questi anni. Questi sono i clienti attuali, quindi ok, non è un pezzettino che abbiamo fatto solo così e allora ci siamo bullati mettendo un logo. E quindi per darvi un'idea, insomma, che molte delle nostre soluzioni vengono utilizzate e non sono magari neanche visibili perché vengono utilizzate internamente, ma vanno effettivamente a risolvere un problema e vanno ad efficientare quelli che sono i processi e le conversazioni all'interno delle imprese. Qualche esempio, ad esempio una Miriam, uno dei nostri più grandi clienti, qui il risultato più bello, più grande che abbiamo raggiunto è di ridurre dell'80% l'FTE attraverso l'adozione dei nostri assistenti virtuali su tutta una serie dei loro prodotti. Oppure, per darvi un altro esempio, in materia di PA, dove siamo molto presenti qui al Comune di Bologna, ad esempio con un bot relativamente semplice applicato ai tributi, facciamo risparmiare 915 giornate uomo in un anno. È tutto, sono stato nei tempi, vi grazie aspetto mille per l'aperitivo. Vediamo se c'è qualche domanda prima dell'aperitivo, vediamo se e si alza qualche mano, se ci sono dei dubbi, direi di no in questo momento, quindi ti ringrazio, grazie Andrea Pucciarelli, sales manager grazie di Userbot. So che non vedete l'ora di correre all'aperitivo, per cui vi ruberò pochissimo tempo, però trovo veramente incredibile e penso sia stato molto interessante vedere quante possibili applicazioni concrete nel mondo reale si possono avere di uno strumento come quello dell'intelligenza artificiale. Credo che abbiamo già proprio toccato con mano effettivamente come questo strumento, questa tecnologia prenderà sempre posto maggiore all'interno del nostro mondo, e lo stiamo già vedendo in quanti settori diversi, dallo shopping alla manutenzione dei veicoli, dalla qualità video alla pubblicità, quanti settori diversi possono veramente migliorare e fare meglio attraverso l'intelligenza artificiale. Ringrazio dunque tutte le startup che sono salite qui sul palco e che si sono raccontate. Vi ricordo che nei prossimi giorni il team organizzerà dei one-to-one per chi li volesse richiedere tramite il form che trovate inquadrando questo QR code che vedete sulla slide. Se non avete tempo di farlo, vi verrà ugualmente condiviso anche dopo l'evento. Ringrazio poi tutti i relatori che hanno contribuito a questo ricchissimo pomeriggio, che si sono alternati qui sul palco. Ringrazio i nostri partner Business International di Fiera Milano. Vi ricordo, tra l'altro, che la prossima edizione di AXA si terrà l'8-9 novembre presso il MICO e che, in virtù della partnership, offrono l'opportunità a tutti voi che siete stati qui di usufruire di una tariffa di iscrizione ad AXA agevolata. Il codice sconto, modalità di iscrizione, verranno condivise con voi tramite mail nei prossimi giorni, nei giorni successivi a questo evento. I colleghi di Business International Fiera Milano, peraltro, sono presenti qui con noi, adesso ne avremo modo, eventualmente per qualsiasi vostra domanda durante il networking. L'evento a cui avete partecipato oggi è parte di una serie di eventi organizzati da Camera di Commercio per presentare l'offerta di servizi pubblici innovativi e di valori in 4 ambiti strategici per la crescita: doppia transizione ecologica e digitale, turismo, attrazione del capitale umano e investimenti internazionali. Gli appuntamenti sono dedicati, come in questo caso, a start-up, micro, piccole e medie imprese, sistema di innovazione capitale, università e studenti, insomma chiunque abbia voglia di raccogliere spunti in questo settore. Per ciascuna di queste comunità sono state create proprio dei forum
format e delle tipologie di ingaggio specifiche, di modo che gli incontri siano un'occasione reale di confronto e delle reali opportunità di networking e business development tra aziende, imprenditori, founder e investitori. Ancora grazie a tutti voi che avete partecipato a questo evento. Non mi resta che dirvi di andare e di vederci tutti all'aperitivo nella sala delle esposizioni, così che potremo continuare a fare due chiacchiere anche parlando ciascuno con chi vuole delle persone che avete visto qui sul palco. Possiamo fare un po' di networking tutti insieme. Ancora grazie. Grazie a tutti.